vuol dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Livio, di ovvio. Colibio. Porco Livio, si porco Livio, 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 anche se non si vede perché non si dice porco Livio, porco Livio, porco Livio, porco Livio, porco Livio. Fangulo Livio. Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Bella! Ciao! Buonasera, siamo buonasera! Siamo pieni di waifu, incredibile! Hai visto, guarda che belle! Come stai? Ho capito! Questo è... E non è facile mettere sto coso là solo, lo potevi mettere tu prima! Potevi arrivare prima, lo metti certo, prima? Certo, sì, devo arrivare qui io prima per mettere sotto il coso. Buongiorno. Buongiorno. Sto banner è più grosso di magia, giusto? Vede far capire chi è che comanda. Boom, entra in prepotenza. E vi copre pure la chat, merde. Vi deve far capire chi è che comanda qua dentro. Anche perché, raga, è importante che ci siate in live... Perché finché facciamo la roba su canzoni giapponesi non può essere ricaricato su YouTube poi la live. Quindi è now or never. Sì. Conoscono solo quelli che l'hanno vissuto che cos'è il versus sulle opening. Incredibile. Dave, me l'hanno regalato per il compleanno, guarda quanto è bello. Allora. Il VOD resta, non so, sarà mutato in alcune parti, ma resta. Allora, news veloce. Allora, domani sera c'è la live con Sdrumox su YouTube. Ok? Cosa importante, sono stati attivati gli abbonamenti sul canale YouTube. Ieri mi ci sono messo e sono attivati, quindi qua c'è il tastino abbonati. Se volete già avere l'emote, okay? Per da spammare domani su YouTube. Sono già caricate. Ovviamente si sbloccano nuove emote, tipo da 8 abbonati se ne sblocca un'altra, quindi ancora c'è solo Team Livio, Team Melia, Team Maggi e Team Ospite. Quindi se volete Porco Livio. Se volete Porco Livio, servono almeno 8 persone, quindi abbonatevi. Va c'è bene. Il tastino qui, tanto ho messo degli abbonamenti molto semplici in realtà, non vorrei che mi autoabbono, ok. Che sono 2,99€ per avere tutta sta roba e poi aumento le cose, o se no c'è il piano da 3,99€ e da 5,99€, quindi c'è proprio... Vabbè, studiate. Proprio... Da poveracci, ognuno ha delle cose. Quindi... Le molto più importanti, sì, esatto, le molto più importanti, capito, fondamentale. Per la live di domani, se non arrivava 8 abbonati, cioè se appena arriva 8 abbonati io lo ammetto, però erano più importanti le altre. Parliamo un po' di tutto, dai, un po' di anime, manga, serie, film... quello che capita, quello che piace, non piace anche a lui. Ferrari Mattia, bella Ferrari, bentornato, abbiamo fatto un bimbo. Ti chiami come Victor Laszlo, tra l'altro. Allora, io ho messo un sub goal così, che mi andano, io l'ho detto a Maggi. Maggi dedica una poesia a Livio, a 56. Bello, concettuale, mi piace. Mi è venuta così. Mi piace, bello, bravo. Vediamo. Spero che Sdrumox ti consigli vivamente Beastars. Beastars. L'ho visto Beastars sui vari anime. Adesso sto andando avanti su Mob Psycho. Però io invece sto facendo quel cazzo di coso di
Black Clover maledetto, che solo se solo 200 puntate. Ma non c'ha senso guardarsi tutto Black Clover. No, vabbè, sto vedendo, ma non è che lo sto vedendo standoci dietro, cioè vedo i pezzi un po' importanti, le puntate, tipo ci sono delle puntate filler, si va avanti, capito? Si va, cioè, avanti. Vado i pezzi. Grazie, Luke. Bella, Luke. Lazio sul prato verde vola top 5 lingue per voi più belle. Lingue più belle. Più belle. Ma lingue intese proprio come lingua? Buondì, Big Luca. Made Livio, si guarda. Mi sono perso. Guarda un po' di tutti, ho sfogliato. Sì, sì. Ma sì, ma si fa così. Cioè, se vuoi stare al passo coi tempi, le cose non le puoi vedere tutte minuziosamente. Però non gli stai dietro, ragazzi. Questo è il maestro. Capirai, oggi piove a Roma, regà, quindi le potenzialità di ritardo del maestro decuplicano. Il maestro sta sul filo del rasoio dei 30 secondi, quindi basta una vecchietta che attraversa la strada che lui arriva in ritardo. Cioè, questo è il fatto. Quindi, lì un messaggio al sensei. Che cosa? Che messaggio? Non lo so. Ah, Toriyama! Auguri a Toriyama! Ah, auguri, auguri a Toriyama, auguri a Toriyama. Il più grande mangaka di tutti i tempi. Il più grande genio. Genio. Che l'umanità sì, abbia mai avuto. Abbia mai avuto. Beh, sì. Sì. È un personaggio di Record Bragno. L'unico suo problema è che era svogliato. Però effettivamente. Tra l'altro voglio fare una live. Che non si ricorda che ha mangiato a pranzo. Voglio fare una live settimana prossima, ragazzi, ve lo dico. Dove vi dirò e vedremo insieme perché le redenzioni di Dragon Ball sono tra le migliori di sempre. Va bene. Vi interessa? Oh. Interessatevelo. È arrivato il maestro, ha sconfitto l'ambiente. L'ambiente, sì. Sconfitto. Non c'è un cazzo fare a Roma quando piove. La capacità di stupidità dell'essere umano diventa direttamente proporzionale alla pioggia. Banale. Sono tutti come Livio. Non c'è cazzo da fare. Ma lo sai che quando c'è la pioggia la gente va più lenta? Non è che va più lenta, si sono presi. C'è più possibilità quando c'è la pioggia. C'è l'amore, l'amore nelle strade. Si prendono meglio. La prima te la metto. Sono presi all'imbocco della montagnola. Vedi? Basta abitare già, già dopo. Prima, certo. E così non devi aspettare quello. Io pensavo che, cioè, alla fine, sai che ti ho rivalutato come conducente di macchina. Beh, rispetto... io guido bene. Chi lo dice? Tutti. Cioè, io guido bene, io guido giusto. Cioè, chi sono questi tutti? Tutti quelli che sono, che sono stati con me, nessuno mi ha mai detto non sai nella guidare o non sai gara. Guidare bene. Io nessuno. No. Io non, ma io non si è mai espresso. Ma mi sa che a te manco Falla, sì. Guido male? Attenzione. Cioè, un conto dire... Io guido benissimo, cioè io non guido come un pazzo, guido bene, tranquillo, cioè, non faccio le frenate di chi non sa guidare. Chi non sa guidare le capisci dalle frenate. Sono quelli che fanno così, tipo... No. Sì. Quello è il metodo per capire chi è che non sa guidare, le frenate. Secondo me chi non sa guidare lo riconosci dal fatto che guida in mezzo. Ragazzo, guida in mezzo... Ma può succedere che guidi in mezzo. Ecco. Dipende in che senso. Ci sono tre corsie e guidi in mezzo. Ci sono due corsie e tu... Ah, vabbè. No, ok. Quello sei un bastardo. Cioè, lì non è... Perché, ad esempio, l'uomo, molte volte, sa guidare. Guarda che non ti crede. Ma è un pezzo di merda. È diverso. No. Un grande sfondo. È una questione di percezione dello spazio. Homemade lo sfondo. Homemade, cioè, vabbè, non tutto homemade in realtà. Io me ne rendo conto da come una persona fa una curva. Quando fa una curva in macchina si capiscono tante cose. Due corsie che curvano. Spesso chi non sa guidare o curva da corsia a centrale o curva da corsia a corsia. Va bene, sì, quello sì. Però spesso, sì. La cosa che, cioè, lo vedi che è scattoso. Cioè, grazie, la persona che non sa guidare, vabbè, no, guida scattoso. Dipende, perché in quei casi sì, si è fatto il culo per questo, ti ringrazio. Per che magari tipo Sergio. C'è problema o tipo Claudio. Cioè, ragazzi, no, noi lo apprezziamo comunque, gli vogliamo tanto bene. Ma sta insultando la gente? Sì. Io mi ero perso perché... Dico le persone che non sanno guidare bene. Non ridillo. No, non tipo, è... Tipo Claudio. Guarda che non è un coglione, non sono d'accordo. Guarda che se ma Claudio c'ha tante altre qualità. Cioè, è una questione di insicurezza. È una questione di insicurezza in quei casi. Tu sei molto insicuro, guidi centrale, perché ti rendi conto che
hai una percezione dello spazio che non ti fa stare tranquillo a stare destra a sinistra. Bravo Gla, bravo Gla, bravo Gla. Avvelenagli la salsiccia lunedì. Paradossalmente la facciamo 172. Ma neanche Stefano. Stefano è un tassista. No, no, è Stefano un tassista. No, no, Stefano non è che non sa guidare, Stefano bravo, sì, a volte è un bravo, po' Ale, pazzo. Giusto. Sì. Che è diverso. No, ma fatti altri nemici. Poi Livia, quello che si lagna, ce l'hanno tutti con me. Ce l'hanno tutti con me. Non mi apprezzo nessuno. Ce l'hanno tutti con me. Insulta gente a caso, pum, senza motivo. Vabbè, non presenti. Mica insultare o non saper fare una cosa. Beh, non è che gli detto, cioè, se tu hai un tassista dici, non guarda, sa, no, ma infatti, guarda, fino a Claudio e Sergio, ok. Al tassista gli dice, non sai guidare, è come se avviene uno e fai cagare a fare lo stream. Ma no, mi sono espresso. Troppo tardi. A volte un troppo po' tardi. Stefano ufficialmente invitato. Judgment Day con Livio. Ma mi sa che io l'ho già detto. Facciamo un Judgment Day sul concetto di guida. A me piace il Judgment Day. Vabbè, ma che devi dire? Abbiamo già finito gli argomenti. È finito. No, discorso. Lo facciamo in real life. Live. Ah, cioè proprio valutiamo la guida. Secondo me io capisco se le persone sanno guidare bene o no in base a quanto vanno scattose. Guarda che in alcuni casi è un problema di macchine. Non, cioè, no, sì, dal freno. No, allora, è un problema di macchina se non sei abituato a quella macchina. Poi ovviamente c'è chi non è che tipo dici Claudio non sa guidare, no, Claudio sa guidare. No, hai detto che non sa guidare, non ti ritirare. Non saper guidare vuol dire che ti vai a vabbè, stavo per dire una cosa bannabile, te vai a schiantare da una parte. Quindi c'è... Cioè... Vabbè, ma non per forza, perché magari tu c'hai una macchina che non conosci. C'è gente che non guida fluido, ma che non ha mai fatto incidenti non farà mai incidenti. Però tendenzialmente... Io valuto magari su quello, capito? No, il quiz della patente no, ma il quiz della patente onestamente può essere che fallisco pure io. Anche perché io non ho mai studiato per quiz della patente. Poi per dire... Io l'ho fatta a memoria. Ci andresti in macchina con Sergio e Claudio? Sì, certo, Dave, che ci vado. Mica penso che se vanno sono a schiantare. Anziano, Dave, se mi dici, se fai una classifica, non sono, secondo me... Cioè, ci sta gente che guida meglio. Anche Francesco guida bene, Francesco. È un po' pazzo pure Francesco. Ma no. Allora, il problema è che dipende dalla situazione. Francesco vive nel ritardo. E quindi, dipende dalla situazione. Francesco vive nel ritardo. Rallenta qui, che qua io ci ho fatto il botto. Uno mi ha bucato... Livio c'ha i traumi. Cioè, nel senso, lui ha fatto il botto in un punto e quindi lui pensa che ogni volta che ci passi fai il botto. No, però è un posto dove c'è... C'è una salita. Gli altri c'hanno lo stop, ok? Però tu, avendo la salita, non vedi quelli che arrivano, ok? Quindi se uno ti buca lo stop, ti prende. Quindi lì devi rallentare. A me mi ha preso tizio. Però lì perché non conosci la strada. No, ma quella che facciamo, ma la facciamo sempre tutte le volte. Lui tutte le volte che la facciamo. Okay, se prendi l'incrocio veloce. Un bambino impanicato proprio. Va bene. Oh, dai. Ci sono dei link fighi, Merconi. Non l'ho messi manco tutti perché sono bot. Questo te l'ho mandato io. Ma perché se t'ha detto culo? Perché io l'avevo messo in inglese, ma non era ancora uscito in italiano. Bravo, Merconi. Prego, che cos'è, Merconi? Across the Spider-Verse. Bravo, Merconi. Cioè, ma veramente tu rosi che sei metto un link prima di te? No, non l'hai messo prima. Che sia chiaro. Cioè, questo volevo dire. No, la mia domanda è generica. No, perché tanto non succede. Prego. Dai, su! A volte oggi la cosa giusta bisogna rinunciare a ciò che vogliamo di più. Tutti i giorni mi sveglio sapendo che più gente cercherò di salvare. Claudio. Oh. Pensa a una cosa dove io non t'ho tradito molto recente. Bravo Claudio. Pensa, Claudio. Quanto ho coperto quella cosa. E se non capisci, capiscilo. Fare più nemici mi farò. Posso dimostrare che sono finalmente. Chiunque può indossare la maschera. Ma quello che conta è come si indossa. Dai, ci facciamo un giro? Oh, Gwen? No, un attimo, esiste una squadra con tutte le migliori...
spider persone. Chi è quello nuovo? È incredibile. Questa è la lobby. Miguel O'Hara. Tutto questo è una sua idea. Che si deve fare per entrare nello Spider Team? Tu non puoi farne parte. E non cominciare con il Dottor Strange e il piccolo nerd su Terra 199999. Dai, vacci piano col ragazzino. Ha avuto un insegnante terribile. Peter! Miles! Mayday! Hai un figlio! Non puoi dormire. Ora ci penso io. Miles, essere Spider-Man è un sacrificio. Devi scegliere tra salvare una persona o salvare un intero mondo. Matrix. Mandami a casa. Non lo posso fare. Farò entrambe le cose. Spider-Man riesce sempre. Non sempre. E lo zio Ben? Se non fosse per lo zio Ben, la maggior parte di noi non sarebbe qui. Can't stop me now! Non puoi scappare per sempre. Non posso perdere un altro amico. Miguel, non avevamo detto questo. Lo sapevi. Tu non sai che cosa stai facendo. Non c'è cazzo da fare. Vai, vai, finiscilo. Tutti non fanno altro che dirmi come dovrebbe andare la mia storia. La cartografia, la dovetta. No, farò a modo mio. A tutte le unità, fermate Spider-Man! Sono io, non è vero, aspetta, lì sei. Era giusto. Allora, ho guardato mio zio, Dunque, vediamo. Era morto? Vabbè, posso dire che se c'è un trailer di più di 2 minuti te lo puoi aspettare. Comunque, no, ma non è quello. Cerca di essere criptico. Bah. Mette delle scene così, le scene che catchy. Tu hai capito chi è il cattivo di questo film? Certo. Ti sembra normale? Vabbè, ce può sta. No, perché invece secondo me la cosa bella è che lo lasci così. Magari fai vedere un cattivo di quelli classici, canonici. Sì, no, io sono d'accordo. Vabbè, io sono d'accordo con Maggio. Questo è un po' due. Tipo il trailer di Batman contro Superman, che poi fanno vedere un altro cattivo e loro due che ci combattono contro. Cioè, sai che non saranno loro due contro fino alla fine. Cioè. Io voglio andarmi a vedere Batman Forever. Ah, bello Batman Forever, l'ho visto. Allora, i 3-2 no, metti l'altro. Non lo so, non c'è niente. Non è possibile. Non è possibile. Okay. Mi sono sbagliato. Sì. Bravo, sbagliati. Può essere, può essere. No, senza può essere. Può essere. Quindi. Perché può essere lascia la l'opzione che magari che io possa aver sbagliato. E io non ho sbagliato. E ha già controllato. Allora, però prego. Infatti, oh, questo è figo! Uomo insetto. Blue Beetle, uomo insetto da DC, Merconi. Mamma mia. Ant-Man della DC. Guarda che non è che se della DC è figo, Ant-Man della DC. Questo è figo. Sì, sì, come tutti gli altri incredibili. Questo è figo. Guarda, questo vediamo, è figo. Uomo insetto è figo. Anche questo, preparati, perché questo è 2 minuti, quindi preparati che ti spoilerà qualcosa. Ovvero, ma Barbie quando esce? È già uscito. Bah, il film non a breve, mi so. Sì, signor Reyes. Finito di grattare via la gomma dal lettino? Ah. Sembra tutto fuori dalla mia portata. Tu alla fine cadi sempre in piedi. Sei Jaime. Jaime! Jaime! Non escono molto. Jenny. Proteggila a costo della vita, ma non aprirla. Dovevi trovarci un lavoro e sei tornato con un hamburger. Non credo sia un hamburger. Non l'hai aperta? Ma che diavolo è? Come sei riuscito a farglielo fare? Credo di piacergli. No! Ce l'hai in faccia! Toglimelo! Toglimelo! Maggi, sarà una merda questo film. È Ant-Man sto film. Ma no, ma vabbè, ma dai, ma hai visto? Guarda come recita male. Guarda come cerca di levargli il coso, Sei pronto? Toglimelo! Toglimelo! Carino, ma gli prende la testa. Ma credo che sia voluto. Ma sì, ma nel senso, ma no, sa, uno cerca di levargli. Ma che ne sa, che gli fai la ma testa? Ma si appiccica la in faccia, dai, ma non sai che cringe fa. Cringe e basta, da merda. Non so che fa. Guarda, spacca tutto. Ma cosa? Nico? Ospite acquisito. Chi ha parlato?
tranquilli, è andato tutto bene. Sono nello spazio. Sistema di rientro attivato. Aspetta, aspetta. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Lui dovrebbe essere morto. Sì, più volte, ma che succede? Si chiama Scarabeo. È una specie di arma distruttiva. È concepito per proteggere chi lo ospita. A volte fa quello che vuoi e altre volte no. Forse ho tagliato un autobus a metà. Forse. Lo Scarabeo ha scelto te, ma appartiene a me. Non è lo Scarabeo, la tua famiglia. Non è la persona che lo Scarabeo. Lo Scarabeo c'è la persona. Guarda. L'universo ti ha mandato un regalo e devi capire in che modo sfruttarlo. Guarda, ogni cosa che puoi immaginare io posso crearla. Che è lanterna verde. Molto forte. Questo scala. Guarda quanto c'è. Cioè, non venite l'immaginazione. Che cazzo è? È roba da Batman. Batman è fascista. Ma come Batman è fascista? Così. Oh. Guarda che questo è uno dei primi in cui ci ha rimesso mano James Gunn, eh? Sono molto contento. Sai, sarà una merda uguale. Sai chi è James Gunn? Oddio, me lo chiede, è tipo la quarantesima. Sì, è l'attore che ha recitato in che non film? Non è un attore, coglione. Tu pensi di curarmi. Bravo. Ogni tanto ci riesce. I trucchetti. Bastardo di merda. No, ma hanno cancellato le tre. Porco Livio. No. Tu sai cos'è le tre? Oddio, ma non è un'interrogazione ogni volta una live. Ma lo sai cos'è però? Sì, è cosa dei videogiochi. Vabbè, facciamo che sì. È l'evento dei videogiochi, dai. L'evento non ha riscosso l'interesse necessario. Ma com'è possibile? Ma tutti collegati gli Strayhammers. Oh. Sì, ma a parte il fatto non è che se quattro stronzi, quattro Dario stime, Moccia lo segu- ma che vuol dire? Allora non lo dico, oh, Dario Moccia si fa alle tre, oh, ma che cazzo di... Beh, però nel senso, molto influente, cioè tipo pure Blur segue le tre in live. Ah, e allora se c'è pure Blur, no, io non lo cancellerei. Non è quello, vuol dire che comunque è molto seguito, cioè strano. Però forse da quel, cioè, quel modo di essere seguito non porta introiti. Eh sì. Cioè può darsi che, cioè, magari nessuno va lì in loco, non lo so. Ah, non partecipano gli altri, cavolo. Che se la Sony non partecipa, ha senso. Forse che ha l'interesse necessario, non dice del pubblico, mi sa, eh. Ah, sono le case che hanno deciso di non partecipare alle tre. Allora, non è che possono scegliere se farlo o meno. No, cioè, sì, esatto. Le 23 è stato cancellato. L'evento sarebbe svolto dal 13 al 16 giugno a Los Angeles. Sempre secondo le mail inviate ai membri. Vabbè, non ha ottenuto l'interesse necessario per rappresentare le dimensioni, la forza e l'impatto dell'industria. Ora? Niente, tutti bulli. Secondo me non hanno partecipato perché non avevano niente da presentare. Ah, eccolo, vedi, sappiamo che Sony e Nintendo non avrebbero preso parte all'evento, così come Microsoft. Allora... E chi c'è rimasto? Presentiamo il nostro gioco di carta. Esatto, cioè, allora è normale. Anime Night Presents. E poi sono arrivati a cascata Ubisoft, Sega, Tenens, Devolver. Vabbè, allora sì, effettivamente. Che fai, un evento? È come quando tipo fai la partita a pallone, diciamo. Anime Battle. C'ho questo, poi arriva la chiamata di guardia, non posso venire. Allora siamo 9, dobbiamo... Ah, siamo 9, allora non vengo manco io. Sì. Vabbè, siamo 8, dobbiamo trovare 2. Ah, mi sono ricordato che c'ho da fare. Cavolo, proprio. Mi hanno spostato un evento. E l'ultimo che non può usare quella scusa, quello che fa cascare il banco, perché ce lo dico pure io. Ragazzi, mi sento poco bene. Ah, è quello è incounterabile. Guarda caso, se... Non sì. Vorrei... Io verrei pure, ma poi, temo di attaccarvi. Sì. E gli altri fanno: no, lascia perdere. Sì, no, tranquillo. Sì. Mystery vista, ci sta. Va bene. Allora, ma che è qua la roba? L'hai messa a te? Dottor Stone. Questo? No, quello dopo.
No, questo era per far vedere. No, è una cosa che abbiamo fatto del primo. Per chi non lo sapesse, è entrato adesso, c'è il tasto abbonati nel canale YouTube, perché domani sera alle 22.30 c'è Sdrumox in live e la dobbiamo fare su YouTube, ovviamente. Trailer di Barbie, mandamelo. E se vi abbonate, Fobbo, che lo metto stasera, in preversione, cioè avete le motte, le cose, e si sbloccano nuove motte a 8 quando abbonati. Quando leggiamo Initial D? Oh, abbonatevi in prevenzione. Prossimo, tra l'altro non costa niente l'abbonamento. Sei troppo sono 2,99. 2,99 per l'abbonamento con le motte e le cose, c'è quello da 3,99 o se c'è quello da 5,99 se vi sentite veramente dei fighi dove avete dei bonus, eccetera. Va bene, Dr. Stone. Faccia quanto sei stronzo. Ci avete rotto le scatole con questo Dr. Stone. Dr. Stone, ci avete rotto proprio le balle e quindi vediamo un po' questo Dr. Stone. Di cui ho guardato l'anime giusto la settimana scorsa, è perfetto. Allora, bravo, così vedi le differenze, ragazzi, con il manga. Quando è scritto lì è fatto apposta. Certo, ovviamente. Eh sì, va bene, Manu, una alla volta. Che cosa hai fatto, Livi? Non lo so. Allora, vabbè, questa è la copertina. Carino, oddio, tutti di pietra. Con le zizze di fuori. Vabbè. Beh, se so di pietra non vale. Quel giorno. No, è cominciato subito. Quel giorno. È cominciato. Quel giorno. No, è il tipo l'intero genere umano venne tramutato in pietra. Hanno tutti guardato lì nello stesso istante. Me coglioni. In tutti in un giorno. Greve. Però vedi, c'è chi si libera. Qualcuno è spietrificato. Sì. Mentre c'è la tizia di pietra dietro, rimane di pietra. Vai, Mercogni, al tuo momento. Senti qua, Senku! Ho deciso che oggi, dopo 5 anni, mi dichiarerò a Yuzuriha! L'urlo della mascolino. Bestia. Incredibile. Beh, i disegni sembrano fighi, devo dire. Interessanti. Oh, questo sì che è interessante. Farò il tifo per te gridando a squarciagola da qui, l'aula del club di chimica. Perché lui studia chimica, lui se hai capito, chimico. Lui è forte. Lui è un chimico. Davvero? Grazie, Senku! L'autore ha fatto un one shot su Ace. No. Allora, ma fammi il piacere, ragazzone, non ho nessuna intenzione. Non è da lì che devi leggere. Lo so, questo è un po' difficile come vignetta. Cosa? Non sei dalla mia parte? Ma fammi il piacere, ragazzone, non ho nessuna intenzione di supportarti. Innanzitutto, non confessarle i tuoi sentimenti durante questi 5 anni. È stata una cosa completamente insensata. Ti fornirò un metodo assolutamente scientifico. Questo intruglio aumenta drasticamente la tua secrezione di feromoni. È una sorta di pozione d'amore. Filtro d'amore, La probabilità di successo è di 1.000.000%, te lo garantisco. Vabbè, ok. Ah, una pozione d'amore. Blu, 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 blu. Grazie, Senku. Però devo rifiutare. Non voglio fare affidamento su questa brodaglia. Bravo. Come magico. Bravo, bravo. Natural. No, neanche natural. Com'è? Drug free. Mi dichiarerò a Yuzuriha sotto questo albero di canfora. Senza esitazioni. Tanto ta. Ce la farà Maggi? No. Se la rimorchierà? No. Perché no? Appena ci prova... Si pietrificano tutti. Greve. Senku, ma dicevi sul serio riguardo alla pozione d'amore? Pensi davvero che esista una cosa del genere? Era solo benzina. Per questo gli dava la benzina. Che lo uccideva quel tizio. Ma perché lo uccidi adesso? Se te bevi la benzina. Ma mica se lo dava a bere. E che cosa se la metteva addosso, beh, tipo profumo, no? Se la voleva bere? No, non lo so. Beh, è un criminale. Era una pozione, tipo. Vabbè. L'ho ricavata da tappi delle bottiglie di plastica. Bere meglio. È un assassino. È un assassino, sto tizio, infatti.
sapeva avrebbe rifiutato. Ma dai, ma che cazzo ne sai, cioè, vabbè, conosci, se c'è il what if, tipo, se avesse accettato nel capitolo prossimo, allora ci credo. Allora, stupido, pensa alla struttura molecolare delle del polietilene. Ah, tra l'altro c'è un doppiatore che ha fatto un TikTok che dice che la cosa più difficile che abbia mai doppiato è polietilene. Okay. Non guardare WhatsApp. Cosa è successo? Allora, prego. Bello. Bello. Allora. Allora, no, ma niente. quindi il tuo è stato così poco. Il tuo doppiatore preferito che ha detto che le cose difficili. Ha detto che una delle cose più difficili che ha doppiato è stata di Dr. Stone. Perché c'è tipo una frase che lui dice a una certa e fa: perché ho aggiunto polipipeni pipini papi con polipapi dipende pipate poi poliedrico. Tutta una cosa complicatissima. Vabbè, ho solo eliminato l'idrocarburo dalla catena della benzina, capisci? No, non capisco, per niente. Allora, se Taijukun l'avesse bevuta, sarebbe morto! Ero sicuro al 1.000.000% e quello stupido non l'avrebbe mai bevuta. Ha già letto bastardo, bastardo, vabbè, ci stava che l'avesse già letto. Non ci spoilerate le cose. Allora, Taijukun, volevi dirmi qualcosa? Oh, quanto è carino. Volevi dirmi qualcosa? È un po' strana qui, cioè c'è qualcosa che non sembra un alieno. No, sai che sembra un personaggio delle KDA. Sì, sembra un personaggio di LOL. Vabbè, ma non è uno spoiler, già, figurati, questa è una cazzatina. Sai cosa? Sembra proprio che tu voglia dichiararti. Voglio rovinare così... Ma questa è una testa di cazzo. Ma io stavo solo scherzando. Scommetto 100 yen che lo rifiuta. Mazza, 100 yen, un euro. Facciamo 500 yen. 5 euro. Io okay. Me ne scommetto 1000. Oh, vedi, comincia a 10.000 yen. Che inaspettatamente ricambia. Attenzione. Davvero. Ma non si scommette. Alla, prima cosa, non si scommette contro il protagonista. Seconda cosa, non si scommette contro quello che sembra intelligente. Le basi. No, tra l'altro, ragazzi, ricordate sempre una cosa, che se ci sta gente fa io scommetto 10, io scommetto 100, arriva uno che dice io scommetto 1000, vuol dire che sa troppo. Cioè, esatto, è un po' come quando giocate a cioè, poker. Lì a quel punto... Uno betta, tu rilanci, quello da potere contro rilancia. Butta male, sì, lascia aperto. Beh, però se dipende qua, se da bottone lo fa apposta per cacciare qualcuno, perché sai che no, il contro rilancio. Però qua non c'è, cioè, se qua ha già non rilanciato blef, uno, se capito? Il secondo contro rilancia, quel tizio c'ha due assi. Ma... cioè, se ci fosse il blef, allora sì, qua non è blef, qua scommettono e basta. Finora ho sempre avuto la paura di poterla perdere come amica. Ma è giunto il momento. Ascolta, Yuzuriha! C'è tutto il coso sotto. Sono stato un rammollito che non ha mai avuto il coraggio di guardarti in faccia. Non degno nemmeno del nome di Okitaiju che i miei defunti genitori hanno deciso di darmi. Scritto con i caratteri, vabbè, non c'è un cazzo. Per tutti questi 5 anni io... lui lo sa già, mamma mia, già mi sta sul cazzo il protagonista, lo posso dire. Mi sta proprio sui coglioni. Vuole quelli intelligenti perché sì. Cos'è quella luce? Oh, ma c'ha ragione. Predict, eh? Scunta. Ho capito, volevo solo dichiararmi. Ma cos'è? Che cos'è? Di là stanno combattendo. Un'esplosione incredibile. Virus e Selmax. Virus ci sta a provare, prova a fare la super mossa, ma Selmax è troppo forte. Quattro tacchi. Non lo so, però... Yuzuriha!
aggrappati a quell'albero, ti proteggo io. Eh beh, dai, questa scena è figa, dai. Disegnava bene. Se adesso però la tizia non si è pietrificata perché stava dietro di lui, no, ma più che altro hanno perso tutti la scommessa. Cioè, io, quindi in realtà quello lì non è, no, no, è refund. Secondo me rimane solo lui, quindi vabbè, ho capito, gli ruba le tasche, è tutto buio, non riesco a muovermi, improvvisamente non riesco a parlare, qualcuno mi aiuti. Ma sì, vabbè, non riesco a parlare, qualcuno mi aiuti. Che sia stato colpito da un ictus, questo è indecifrabile. Vabbè, sarà. Oh, riportacci, oh, non ci riesco. Pure il Colosseo. Bello il Colosseo. Che carini hanno messo il Colosseo. Cioè, sta farabobiciata e niente. Infatti, è inaspettato. Boom. Attentato. Vabbè, tutti pietrificati nel mondo. Beh, questo greve. Casca l'aereo se ti pietrifichi. Oh, bella questa. Beh, i disegni sono fighi, dai. Sì, sì, sì. Un bel attacco di trama, senso. Devo dire. Sotto c'è un'altra. C'è un'altra. Sì. Un attacco terroristico. Non posso morire così. Ho ancora molte cose da fare. Ah, ma è Trump. È Trump. Ma è recente, quindi. Vabbè, un po' si capisce i disegni. Ma è. Eh beh, vabbè, è recente, so 5 anni può essere. Vabbè, però. 5 anni fa. No, sto perdendo conoscenza. Qualcuno chiami un'ambulanza. 2017, maledizioni. È una paralisi? Non voglio morire, non voglio morire, non voglio, mi sento assonnato. Aiutatemi, aiutatemi, mamma, papà! Questa è la morte. La morte ci cammina dietro. Lo sai che mi sembri un'amicetta? Tutti paralizzati. Carini, verificati. Disastro. Tum. Ma è finito questo manga? Eh sì, è finito mo al primo capitolo, sono tutti verificati. Eh sì, è finito. Bello, molto bello. È un one shot. Oh, non sottovalutatevi, non morirò così. Bravo, giusto. Ma non, vabbè. Vabbè, perché loro pensano, cioè non si possono muovere, ma pensano. Ehi, devo restare sveglio, se mi lascio andare l'oscurità si impadronirà di me. Cavolo. Il mio corpo è come una statua, non riesco a muoverlo. Una statua. Ah, è finito il manga, ok, grazie. È tutto collegato all'incidente della statua dell'uccello di questa mattina. Sicuramente. È caduto qualcosa, una statua a forma di uccello. È quello che ha fatto l'esplosione. Il tipo che l'ha scolpita è... pazzesco, guarda i dettagli delle ali. Sembra reale. Non è reale. È enorme. Ah, in quel senso dici che era già stato pietrificato prima. Ne ho già vista una uguale. È come nella foto che mi hanno mandato alcuni miei amici. Forse si tratta di una strana malattia che colpisce gli uccelli e che ne indurisce la pelle. Clinica veterinaria, orari d'apertura. Dio, ma questo è davvero portato al veterinario. Un uccello pietrificato, sì. Grazie. Le ciliegine, le cliniche. Le ciliegine sono molto belle. Bello, bello. Le cliniche veterinarie non hanno lo stesso orario di apertura delle scuole. Le ciliegine. Ma come pensi che lui possa dire le ciliegine? Non era lui, è un altro che dice mi piacciono le ciliegine. Occhio non mangiarne troppe perché poi ti fanno male lo stomaco, però beh. Agisci sempre senza pensare. E lei parla se esce dalle vignette? Yuzuriha! E poi quella scultura non può essere un vero uccello. Come può venirti in mente di portarlo alla clinica veterinaria delle ciliegine? Che stupido, dovresti vergognarti. Hai ragione, scusa.
sono uno stupido. No, no, tra tutte le persone che potevi incontrare, perché è capitata proprio quella a cui detesto sembrare stupido? È capitata qui per caso? Come mai sei? Guarda, ce n'è un'altra. Un'altra persona che dovrebbe vergognarsi perché agisce senza pensare. Oh, che carini! Che carini! Hanno portato gli uccelli! Oh, oh! Wow. Ehi, smettila di ridere, siamo sulla stessa barca e faremo di sicuro tardi a scuola! Hai ragione! Wow. Woof, woof! Woof, woof! Attenzione, il cane scala, eh? Perché scala il cane? Lei è pietrificata, il cane no. Ah, è vero, ok, siamo tornati. Complimenti, Livio. Complimenti, cane. guarda la luna, la diva Daci. Cerbero. Vabbè, esagerato. Le scimmie! Tutte le scimmie, guarda, tutti magici con le chiappette. Guardali che si allenano. Guarda, solo gli uccelli e le persone. Che gli uccelli e le persone magici? No, pure i cani. Perché? Beh, perché gli uccelli? Ah, dici che sono pietrificati questi cani? No, no, i cani non sono pietrificati. Ma gli uccelli sì. Ah, gli uccelli per sono pietrificati. Che cazzo? No, perché stanno troppo vicini al sole. Mi piace. Al sole, secondo me. Malattia di Icaro. Va bene. Vai, vai, vai. Quanti giorni sono passati da allora? Yuzuriha dovrebbe star bene. Anzi, deve star bene. Una brava ragazza come lei non può morire. Comunque, sempre dei geni questi personaggi. E non morirò nemmeno io! Non mi arrenderò facendo la figura dello smidollato! Questa volta confesserò a Yuzuriha i miei sentimenti! Sopravvivò... Adesso, la Letizia è pietrificata a guardare lui di spalle per tutta la vita. Sì. Con il mio spirito combattivo! Per settimane, per mesi! L'onda d'urto! L'onda d'urto. Le dirò tutto! Costi quel che costi! Non morirò! Non mi arrenderò. No, tutti qualcuno, no? Infatti, cioè, sto aspettando a dire questa cosa, perché magari poi non dura tanto la situazione, però se stai già qualche giorno così, impazzisci, cioè. Sì, 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 io ve lo dico, se divento un vegetale staccato la mia spina. Ma non è, questo non è neanche una questione di vegetali, perché è diverso, perché da vegetale tu in teoria non percepisci più di tanto. Puoi essere cosciente? Vabbè, ok. Puoi essere cosciente. Se tu sei cosciente in questo modo, sì, è similare. Però questo è ancora peggio, perché oltre al fatto che tu sei cosciente ma immobile, tutto intorno a te è immobile. Allora, cioè, se tu almeno se gli altri continuano a muoversi intorno a te, tu sei immobile, ancora. Non lo so, perché allora c'è il concetto anche del corpo. Cioè, qui c'hai un corpo pietrificato, quindi non senti stanchezza, non senti dolore, non senti niente. Cioè, sei semplicemente. C'hai soltanto. Sì. Cioè, comunque sono due situazioni allucinanti, sicuramente. Cioè. Però, se la gente lo va a trovare, se la gente si muove intorno a lui, comunque sia una persona in quelle condizioni, vede il mondo intorno a lui cambiare e ha stimoli nuovi. Cioè, se tu sei immobile e tutto intorno a te è immobile, non hai stimoli, cioè impazzisci subito. No, sì. Lo so. Conoscenza. Quanti anni sono passati da allora? Quanti decenni? Quanti secoli? Quanti millenni? Ma invece il tizio fico? Un attimo. Non importa quanti eoni passeranno, non mollerò. Ma quindi è già passato un sacco di tempo? A quanto pare sì. No, forse è quella percezione della persona. Non lo so, vediamo, vai avanti. Insomma, guarda giù e tutte che sono cresciute i pianticelli. No, ok, questo forse, questo è strano. Guarda i pianticelli. Cioè, se effettivamente è passato tanto tempo. Cioè, se sono passati millenni, no, questo vabbè, tizio. Che cioè, cazzo. Che lui cazzo. Ancora secondo si me sente, sono passati almeno 100 anni, vai. Okay. Vai, vai, vai. Confesserò i miei sentimenti. Sì, vabbè, ciao. Si sa, anche 100 anni ancora questo il tuo pensiero, c'hai dei problemi. Ok, cioè sto aspettando, perché mi sembra una merda, però vabbè, vai. Confesserò tutto, vivrò ad ogni costo. E mo gli casca tutto in testa e muore.
Alcuni millenni dopo la scomparsa dell'umanità dalla faccia della Terra. T'ho detto. Ma stiamo scherzando. Vabbè, ma perché sono rimasti senzienti per millenni. No, ma è un concetto di percezione relativa. Ma che concetto? Cioè che lo scorrere del tempo passa diverso, ti sta dicendo. Ma non è vero. Ma non è vero, si è vista la, è lui che pensa e pensa tipo a 10 cose prima che arriva l'onda d'urto dell'esplosione che l'ha pietrificato. No, vabbè, spiega quello è stato tutto, un altro. Non vi preoccupare. Ok, va bene, va bene. Ok. Crack. E beh, direi che anche ora, cosa? Oh. Wow! Siete roba! Live Radda! Ha vinto lui. Ne sono finalmente uscito! Un frammento di roccia. Non esce, questa non l'accetterò, eh. Cioè, adesso non so avanti, ma questa non l'accetterò. Voglio una spiegazione molto più scientifica di questa. Sì, no, no, cioè. Ma io posso capire tutta la forza di volontà che hai, no, ma millenni. No, 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 non esiste proprio. Millenni proprio. Comunque no. andiamo avanti, non sappiamo come va. Anche perché poi tendenzialmente cioè non ti puoi ammazzare, però lui ti fa capire tipo che se si lascia andare o cose del genere. No, infatti. Scoppiamo. Tutti quanti Tutti quanti, quindi è questo quello che è successo. Alleluia. Oh, svegliati. Perdonami, non so chi tu sia. Per ora posso solo fare questo. Pregare, che fa? Sta pregando. Ah, è che è cattolico, è cristiano, Merconi. Ma no, ma è... Sono te evangelico? No, è cultura giapponese, si prega per finde, no? Te ne sai che non è evangelico lui? Vabbè, magari è evangelico. È un cultista anche lui. Magari ma voi nel culto la fate la lavanda dei piedi? La lavanda dei piedi gastrica. Si chiama lavanda dei piedi. Sì. No. Non la fate? No. Com'è possibile? Com'è possibile? Come fatti cazzi non la facciamo. E la via della croce? No. Nemmeno? No. Al culto non la fate? No. Ma ci credete alla reincarnazione? Cioè, è morto? La può fare solo il Papa? No. Non è vero. Maggi, se vuole la può fare pure adesso. Ma non è vero, cioè nelle comunità dove si prega, nella chiesa si fa il venerdì si fa la lavanda dei piedi. È proprio, diciamo, di tradizione. Non l'hai mai fatto? Ma sei scemo, ma chi te sei? Allora! Ma per me ne frega un cazzo, però che c'entra? Sta parlando a un credente, no? Lui. Sì, vabbè, ma scusa, i tuoi sono cattolici? E che schia mia madre? E allora ma da piccolo matto? Avrei fatto qualcosa, avrei no, visto, vabbè, sai? Da piccolo no. Ma allora mia madre perché gli fa schifo è un po' un controsenso. Però crede nel concetto dietro al gesto. Però il gesto non sempre se gli fa schifo. Cioè tipo no vabbè ho capito. Sì vabbè, sì ho un po' capito. Sì però gli fa schifo. Vabbè però c'è posto, no, pure a me mi farebbe un po' schifo. Beh sì pure a me. Ma poi i piedi fanno schifo in genere. Però nel senso cioè quindi voi non fate nella via della croce, le palme, nemmeno. Cioè tu questo periodo venerdì domenica che cazzo fai? Andiamo, no, lunedì andiamo da Claudio Claudio a fare grigliata. Ah, non si fa niente nel culto. No, andrò a pranzo dei miei. No, che intendo dal punto di vista religioso. C'è la messa di Pasqua, ma non c'è niente di... Perché risorge. Oh, zio. Cioè, questi tre giorni sono fondamentali. Cioè, famoso a capisse. Cioè, non è che sta a parlare. Non è che sono tre giorni qualsiasi. 4, 5 e 6 giugno. Cioè, nel senso. Vabbè, ma non facciamo niente di incredibile. Non facciamo niente. Ma quindi, cioè, quindi non dite, oh, oggi è risorto. Oh, fighissimo. Vabbè, ma sì o no? Si pompo nelle case. Ah, ma quindi per voi è risorto. Certo che è risorto. Cazzo. E non fate la lavanda. Oh, Maggi, basta. Possiamo andare avanti. Beh, vabbè, pure. Non la facciamo. Che te devo dire? Non so, nessuno lava i piedi a nessuno. Ma allora. Fate manca via dalla croce. Strano. È veramente una vergogna, eh. Prego. No, vai. Va bene, allora. Ok, andiamo a cercarla. Bravo, Mask. Scusa, piccolo off top. Una volta l'ho fatto. Ho mangiato la carne di venerdì. Sei dannato. Non hai capito.
Mi sono preso i peggi e andrò all'inferno, mi è stato detto. Eh sì, è andata così, Maggi. Mamma mia, hai sì mai fatto. Tempari. No, vabbè. Siamo morta a mangiare. Ah, infatti, noi... voi invece? No. No, si può mangiare qualsiasi cosa. Si può mangiare. Mi piace anche... sto culto comunque. Un po' libertino sto culto. Ma anche tipo il pastore, che è tipo il prete, può avere una famiglia. No, 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 ma infatti siete un po' più aperti, secondo me. Prego, prego, prego. Vale. Ok, andiamo a cercarla. Non so quanti anni siano passati, beh, millenni. Però l'ambiente non ha subito drastici cambiamenti. Seguendo il fiume dovrei raggiungere lo spiazzo con l'albero di canfora. Lui... l'ho già visto in televisione. Quello dell'altra volta. Ti ho visto. Fatemi parlare 40 minuti. Il liceale più forte di sempre, mi pare si chiamasse Shinshiu Tsukasa. Persino uno come lui. Il liceale più forte di sempre. Yuzuriha! Non posso sbagliarmi. Anche dopo tutto questo tempo, sei sopravvissuta e sei stata qui, viva, per tutto questo tempo. Beh, insomma, viva fino a una certa. A parte dell'albero. Grazie, albero di canfora, per essere ancora così... rigogliosa. Io chiamo Fallasi. Brava, vai, chiama Fallasi, diglielo. Si vede che prima che lui si è mosso di parecchio, non è rimasto vigile nello stesso punto. E invece lui adesso si trova esattamente... No, l'ha ritrovato. Ah, perché ha ripercorso il fiume. Sì. Ah, ok, allora no. No, io la Fallasi la chiamerei per l'albero. L'albero non è pietrificato, millenni, cazzo. Che albero è? Vabbè, è un albero particolare. Vabbè, magari gli alberi non vengono. No, credo di no, perché la vegetazione non viene colpita. Appunto, quindi dopo millenni l'albero sta ancora là. Quel PG vi darà grandi soddisfazioni in senso negativo. Ma grazie, prego. E vabbè, non si legge un cazzo. Ma aggrappati a quell'albero. Esistono alberi di 6.000 anni. Hai evitato che sono tipo le seguoie. E Razuhia venisse spostata o distrutta per tutto questo tempo. La canfora, ti dice. Vabbè, ma sì, ma ci avranno pensato, eh. Perdonami, non ho potuto proteggerti. Anzi, sembra che sia successo l'opposto. Sono rimasto in vita così a lungo grazie a Yuzuriha. Madonna, comunque, veramente, cioè, per una trombatina. L'amore va bene, ma manco ci stavi insieme, tutta sta forza di volontà per vabbè. Grande albero sempre verde che può vivere per più di 1000 anni. Millenni. Vabbè, ma sarà un albero particolare, ma che ne sai? Ho cercato quell'albero. Ho cercato no, ma magari un albero particolare che ha dei poteri magici, che cazzo ne so. Vabbè, vai, sì, c'ha senso, dai. Vabbè. Io però posso dire una cosa, cioè secondo me questa storia dei poteri magici è un po' fake, cioè da come ho visto l'introduzione del protagonista, secondo me è tutta una roba che vuole essere scientifica, no? Ma poteri magici. Vabbè, no, ecco. Dai, però, vabbè. Cioè, sicuramente... vabbè, però vediamo. Ma ovviamente questa è una cosa magica. Magari è un albero magico, vabbè. Va bene. In quella densa oscurità da solo, per secoli, per millenni, per tutto quel tempo. Ok. Finalmente posso dichiararmi. Ascolta, Yuzuriha, questo è quello che volevo dirti quel giorno. So che è passato. A parte che il tuo cervello dovrebbe essere completamente andato in pappa, cioè non ti ricorderai mai quello che gli volevi dire. So che è passato tantissimo tempo, ma continuerò da dove ero rimasto. Si ricorda proprio Sig. Bello. Ti ho amata per secoli, per eoni. Che carino però, guarda. Ti salverò, Yuzuriha. Per ora, non so cosa farò adesso, ma lo scoprirò. Adesso, se cominciasse una scena... segua il fiume, diciamo hentai, sarebbe un risvolto ragazzone inaspettato. Segua il fiume, ragazzone. Dove sta scritto? Qui. Ah. Questa
Senku, bello, quanto è figo, lui. Cucucu, finalmente ti sei svegliato, ragazzone. Scusa. Cioè, lui sapeva che sarebbe svegliato quell'altro. Ok. Finalmente si è svegliato. Ciao, Zil. Bentornato. Bravo, ragazzo, Zil. Vabbè, si sono svegliati quasi lui che l'aspetti qualche giorno prima. Sì, ho capito. Basta che lui si sveglia tipo 100 anni prima e non è così. Nel senso... C'ha scritto addirittura E uguale MC. Sì, perché che figo, Citazioni di alto livello. Questa veramente... Però Atelier Milan! Però, qui in realtà per le nostre discussioni è importante quello. Quello ti sta dicendo che la fisica di quel mondo è come la nostra. Ah no, certo. È uguale certo. MC anche quadro, il mondo, cioè il Colosseo. No, perché mi hanno appena scritto no, ma è perché il mondo è diverso. No, non il è mondo come, è lo come dite sempre. Quella scritta invece ti dice che la fisica del loro mondo è uguale alla nostra e se c'è qualcosa che non torna, buco di trama. Sei vivo, Senku! Non ci posso credere io! Non abbracciarmi mentre sei mezzo nudo, ti ammazzo! Oggi è 5 ottobre 5738. Io voglio sapere come cazzo ha fatto a tenere il conto. Perché lui è un genio. No, cioè, vuoi dirmi che quindi mentre lui era millenario? No, lui mentre era pietrificato contava i secondi. Sì, i secondi contava. Per non impazzire, guarda, ti dirà. Per non impazzire ho contato tutti quanti i secondi di giorni. Vabbè. Ha guardato il muschio. Vedi, tu dici come fa a saperlo? Vedi, vai avanti però. Io sono sveglio e sto lavorando ormai da più di 6 mesi. Ok. Come fai a sapere così precisamente in che anno siamo? Io sono un genio. Vediamo. Ho contato. Conosci per caso un altro metodo? Banale. Non si è mai sbagliato, ma quanto è forte no, questo? No, vabbè, dai. È fortissimo. Cioè, qua la sospensione dell'incredulità non regge. Cioè, nel senso, mi va bene, dici, io ma per la oggi, della io luce... per oggi sono soddisfatto. ho detto la mia profezia, potete andare voi, non mi interessa più. Ma non è... No, qua non è questione di essere geni. Cioè, qua non è proprio questione di essere... Puoi essere più intelligente dell'universo. Ma no. Ma posso capire, ho contato i giorni. I secondi? Cioè, dici certo. Più o meno. I secondi, devi contare forse i secondi, perché che fai? Come conti, se no? È giorno-notte. Più o meno. Cioè, ovviamente non sei preciso, però giorno-notte. Vabbè, ma sì, sai, dai, posso dire, c'hai ragione. Sì, più o meno. Cioè, che mi fai conti i secondi? Sono d'accordo. Cioè, vabbè, ma lui è un genio. Sono d'accordo. Mercuni, lui è un genio, dai, su. Ha contato tutti quei secondi. Però se conti i giorni non funziona per non impazzire. Cioè, se adesso non lo so, ancora non l'ha detto, ma secondo me tanto lo dirà. E il fatto che tu conti secondo per secondo ti tiene la mente impegnata sempre. No, Livio, per loro è tutto nero, non sanno quanto tempo passa. Allora non vabbè, questo non ma lo sappiamo. Ma scusa, non ha fatto vedere... No, tu vedi le lucubrazioni mentali del tizio, non sai se il tizio sta guardando. Vabbè, allora è follia. Allora è follia. Vabbè, sì, poi voglio vedere il tempo che dici. Vabbè, questa cifra 1 miliardo bla 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 di secondi, già ne sono passati 2 probabilmente. Vabbè, però, dai, vabbè. Su, io sono curioso di vedere perché sono stati pianificati, non me lo dirà, però c'è una mezza idea, vai. Merda, ho quasi perso nuovamente conoscenza. Sembra che raggiunga un picco ogni 800.000 secondi. Cucucu, sembra come se venissi sconquassato dalla diarrea. Contare mentre pensi. No, conta mentre pensi. Ripartisci le aree del tuo cervello e falle lavorare in parallelo. Secondi, circa 80 anni e giorni. Da quando non sono stato più in grado di muovermi. In quell'oscurità, tutto quel tempo, anche se mi fossi potuto risvegliare con la sola forza di volontà, se fossi stato inverno, completamente nudo,
e senza cibo sarebbe stata la fine per me. Perciò, per sopravvivere era necessario che mi risvegliassi in primavera. Per questo avevo bisogno di un calendario preciso. Quindi cioè, ha deciso lui, non ho capito. Sembra. Quasi risveglia di prima. Dopo migliaia di anni? Vabbè. No. Non si sa mai, lui aspetta il momento, lui è paziente. Siamo arrivati. Basta parlare, iniziamo a lavorare. Senku, hai costruito tutto tu? Oh, vediamo il castello delle meraviglie. Bello. Vabbè, dai, ci sta. Vabbè, pensavo meglio, eh. Pensavo meglio. Vabbè, ha fatto una casetta sull'arbre. Ci stanno i video su YouTube di gente che lo fa meglio. Allora, ero a corto di forza lavoro. Quello che mi ha preso più tempo è stata la costruzione. È stato costruire la base per tutto. Ma allarga, no? Vai, non posso qui. Non puoi lì allargare? Non posso. Mannaggia il Mercurio. Te qua ci leggi perché io non leggo un cazzo. Però, per ricostruire e far avanzare una sorta di società civilizzata, qui sono necessari individui muscolosi. E io ti stavo aspettando, Taiyu, schifoso bastardo. Ero al sicuro a 10-150.000 per 1.000 miliardi che saresti sopravvissuto. Bravo, lo sapevo. Comunque, vi dico, cioè, in 6 mesi non è che ha fatto sto... Cioè, 6 mesi sono tanti, eh. Beh, però ci sta, lui è la mente, gli serve il braccio. Sì, giusto. Cioè, lui è il prof, serve Mignolo. Ha trovato il truppino adesso. E lui è Mignolo, infatti. Mm. Prof, allora, prof, quanto prof, sei lento prof a leggere, bam, è rotto il cazzo. Vai. Tu avevi deciso di confessare i tuoi sentimenti a quella tizia lì, che non mi ricordo come si chiama. Ed io ero assolutamente certo che tu non fossi il tipo di persona da gettare la spugna così facilmente. Beh, non è così, così facilmente. Migliaia di anni. Io penso ci sia una persona sul globo che ciao Golden. Ciao Golden. Ciao, ciao, grazie mille. Oh Golden, ma sei tu? Sei tu Golden? Livio, tu guarda, io ho sempre voluto provare a costruire una casa. Ah, Golden, ho letto quello che mi hai scritto, poi ti faccio parlare con Livio. Ma grazie. Non solo hai letto quello che ti ha scritto, tu hai risposto a lui. Quindi no, non mi ricordavo se fosse lui. Vabbè. Per quello ho controllato. Vabbè. Mi era sembrato simile, quindi sì, era lui. Bla bla bla, così facilmente, solo perché erano trascorsi che saranno mai qualche migliaio di anni, Mercuni. Se vuoi scopà. Già. Certo che io non lo sono. È un vinto di scopà. Quello scopà o la scopà? Eh sì, però mo c'è il problema che... Ah, carpa, però diciamo carpa, quella, okay. Quell'altra deve pure scopare. La parte teorica. Cosa teocentrica? Sono troppo avanti. Cosa state leggendo? Perché perché io mi sono fatto una mia idea del perché si sono pietrificati. Teocentrica, una teoria teocentrica. Per quello che ha letto teocentrica. Sì, perché riguarda la religione. Beh, sì, poi sì, dico la mia teoria. No, poi dico la mia teoria. Questa è la scusa più imbecille che ti sei sbagliato. Poi ti dico la mia teoria. Succede. No, poi dico la mia teoria. Ma no, ma è un lapsus freudiano. Va bene. Che cazzo siete del lapsus freudiano? Certo. Allora, la parte teorica la lascerò a te, Senku, mentre io mi occuperò ovviamente della parte dei muscoli. Sono grosso, non è vero, senso secco di merda. Per progredire dall'età della pietra alla civiltà moderna, l'umanità ci ha impiegato 2 milioni di anni. E quello è un livio. Ma noi dovremmo accelerare i tempi. Beh, direi anche grazie al cazzo, tu già sai tutto quello che loro non sapevano. Però non c'hai la tecnologia a disposizione. Manco loro. Per guarire il nostro mondo, scopriremo i principi della pietrificazione e i suoi meccanismi di recupero. Ah, che bravo che sei. Così potrò salvare quella che mi devo scopare. Oh, io se, allora, io ti giuro, se fossi l'altro, andrei lì. No, però è omicidio. Però omicidio. Se sarebbe da fare, tipo, basta, mi hai rotto il cazzo. Vabbè, ma lui gli serve. Ma c'è una giustizia che ti può condannare lì. Ma perché... no, però no, il fatto vabbè, è che però è moralmente il fatto sbagliato. È che a lui sì, a questo mi pare che da moneta mi frega un cazzo. Però a lui gli serve motivato. Se tu gli togli la motivazione, no, ma infatti, io non durerei tanto in queste situazioni. Vabbè. Per carità, un missile. Vai.
Noi, due semplici liceali, ricostruiremo la civiltà partendo dalle sue fondamenta. Oh, io vedete qua se lo fanno un razzo. Sì. Bello. Saremo l'Adamo e l'Eva. No, sta buono. Di questo mondo di pietra. C'è un piccolo problema, siamo due maschi. Tutto ciò che vorresti dire è che non possono fare figli. Non possono procreare. Questo ma lui saremo l'Adamo ed Eva, nel senso saremo concettualmente. Sì, beh, finisce lì. Questo però è un po' egoistico. Secondo me, questo tizio che ha contato miliardi di secondi può ricreare. È un po' egocentrico. Tu stai pensando in tutto il mondo, nessuno si è risvegliato. Sì. Magari in sei mesi non ha mai visto, è un po' un tacchino induttivista, però non ha visto nessuno. Ok, ho capito, però tu in sei mesi hai visto una piccola porzione di Giappone. Allora, se in sei mesi nella tua stessa zona ti risvegli te e un'altra persona, è molto probabile che nel mondo ci siano sacche di umani risvegliati. Però da come ti sta dicendo è lui che sembrerebbe risvegliato quando lui ha deciso. Ma guarda, ma fino a che è una la persona, può essere una. Quando sono due, sono tante. Esatto. È lo stesso concetto che siamo soli nell'universo. Sì. È la stessa cosa. Tutto ciò, Livio Marconi, è molto eccitante. Sam si apre il sipario su un'avventura fantascientifica mai vista. Ci sarà un motivo. Prego, andiamo avanti. Vabbè, comunque un primo capitolo almeno interessante. Sopravvivi ed evolvi. Vedi. Scatto selvaggio. La volata morbida. Non va. Jeff Jenko, ancora lui. Ma hai visto mo che cosa vogliono fare? No. Non puoi più dire parole in inglese. Cioè vogliono inserire una legge, la Meloni, dove non puoi dire più le parole in inglese, cioè in altre lingue non sia l'italiano. Secondo me sei stato vittima di un pesce d'aprile. Non era d'aprile. No. Non è vero. Nei documenti è una legge che vogliono far passare. Nei documenti pubblici. Vabbè, nei documenti pubblici, perché adesso che inglesismi usava. Poi bisogna capire. Corner. Sì, ma sport è considerato... Cioè, la touche. Italiano. Cioè, shit. Documento pubblico. Che ne so, un giornale. No, tipo la Gazzetta dello Stato. Documento pubblico non è... Non è un documento pubblico. Non è un documento pubblico il giornale. Cose della Gazzetta dello Stato. No, un documento pubblico è tipo, che so, il regolamento della Serie A. Tipo computer devi dire calcolatore, bello. Era il primo aprile la notizia, Livio. Io mi sembra l'ho letta dopo. Però vabbè. Può dai, essere scatto selvaggio. Wow, ne hai raccolti un sacco. Certo che hai proprio una resistenza fuori dal comune, Taiju. Ecco, ce lo meritiamo, abbiamo votato questa gente, è giusto che loro facciano regredire l'essere umano italico a 60 anni fa. Andiamo avanti. Vabbè. Vai, scendi. Stanno lavorando un sacco, lui ha raccolto le cose perché è molto forte fisicamente. Funghi. Shiva! Bravo! funghi. Amanita virosa. Velenoso. Oh, bello, vai, mangi! Ipsizicus teslatus. Bello, dal cappello marrone, commestibile. Amanita muscaria. Molto velenosa. Ovulo malefico, questo è cattivissimo. Questo è. Non lo intuisci dal suo aspetto che è pericoloso? Sembra un maledetto fungo di Super Mario. Ah, citazione, carino. Artemisia princeps o Artemisia giapponese. Commestibile questo qua. Ascolto, questi sono i funghi e te puoi mangiare. Aconitum. Oh, meno male che l'ho letto io, mortacci. Che? Hai sbriga. Ho capito, ma chi cazzo li conosce sti nomi? Vabbè, dai. Aconitum, è importante, questa è. Ma non te li sei già scordati, dai. A Miciliano queste cose le conoscono tutti. Andiamo avanti. Sta cercando di ucciderti quello, comunque, se tu volessi sapere. Prego. Cucina di funghi che sono buoni, deliziosi, ma come li hai conditi? Ho usato il buon vecchio sale, l'ho ricavato dall'acqua marina. Con l'aggiunta del sale gli esseri umani possono mangiare qualunque cosa, ma puoi mangiarlo pure senza. Non sono d'accordo. Il sale è anche indispensabile per conservare il cibo. Probabilmente è stata la più grande scoperta degli uomini primitivi.
Va bene, molto bravo. Grazie Senku, grazie di tutto. Non sarei mai riuscito a fare tutto questo da solo. Ricambierò la tua intelligenza con muscoli e determinazione. E allora forza, andiamo. È tempo di andare a fare un giro di raccolta dall'altro lato. Wow, che bello. L'esplorazione. Ho trovato proprio il truppino perfetto. Vabbè, però va a magna. Una uva selvatica. Sarà commestibile? Non lo scoprirò di certo pensandoci sopra. L'unico modo per saperlo è assaggiarlo. Ma non è vero, c'è l'altro tizio che sa tutto. Portalo l'altro tizio. Vabbè, ti sta dicendo che è un po' un coglione. Vabbè, ho capito. Quella caverna, c'è Domenico Platone dentro. È il luogo dove sono rimasto. Domenico Platone. Bello Domenico Platone. Bella, bello. Che caverna l'avevi già detto. Era certo. Domenico Platone. Giusto. È il luogo dove sono rimasto per migliaia di anni, quella caverna. Lui entra nella caverna. Brosa tenebrosa la caverna. Che succede nella caverna? Ma che diavolo, Merconi, ma che cos'è questo vaso? Merconi, c'è un vaso, ma un vaso. Evviva, questo significa che ci sono altri sopravvissuti oltre a me, Senku, giusto? Devo l'avrà fatto lui, no? O forse devono averlo dimenticato qua. Già, sono stato io, idiota. Come sei stato tu? Sei un po' stupido. Già, non è rimasto proprio nessun essere umano al questa mondo. È una frase del cazzo. Sì, ma che ne sai? Tu non lo sai, ok? Cioè... ripopolare il pianeta, quello è il nostro compito più importante adesso. Pensi che forse ci siano speranze per il genere umano se noi due dovessimo iniziare a girarci i pollici? Hai ragione, bravo, cioè, tanto sei intelligente. Inoltre, perché dopo più di 3700 anni noi due siamo gli unici ad esserci liberati dalla pietrificazione? Possibile che la roccia abbia perso la resistenza? Ma se ipotizzassi che questo misterioso minerale sia corroso, che ne sai tu? Oh, bel pippone. Quella la bravo, questa leggite. Non trovi ancora più strano il fatto che ci siamo risvegliati quasi allo stesso momento? Dopo più di 3700 anni, il nostro risveglio è avvenuto con soli 6 mesi di differenza. Non può essere questa una coincidenza, deve esserci sicuramente una spiegazione logica dietro tutto questo. Proprio come te, anche io sono stato portato vicino all'entrata di questa caverna, ok? Però, osserva, vedi, sta colando qualcosa. È acqua miracolosa prodotta dagli escrementi. Che schifo di questi pipistrelli. Acido nitrico. Acqua miracolosa. Hai detto acido nitrico. Quindi, perdonami, Senku, non ho idea di che cosa tu voglia dire. Io non ho studiato come te. Pensavo di avertelo già detto, Livio. È una rottura cercare di spiegarti qualsiasi cosa, tanto non capisci. Questa è carina, come io dico. Oh, ho capito. Se versiamo questo acido nitrico sulle statue, la roccia si corroderà e ritorneranno tutti in vita. Se fosse una cosa così semplice, non avrei avuto grossi problemi. Ma invece, cioè, quindi mi stai dicendo laboratorio che il motivo per cui, vabbè, poi sono curioso di come spiegherà il fatto che gli uccelli si pietrificano come gli esseri umani, perché ovviamente il vero motivo è che doveva permettergli di fare degli esperimenti, ma era brutto farlo sugli esseri umani. Sarebbe stato un po' crudele. E quindi ha detto, vabbè, si pietrificano anche altre cose, tipo gli uccelli. Così lui può fare gli esperimenti per capire come risolvere il problema e ammazza gli uccelli, pazienza. Vabbè, Marconi. Cioè, ha detto cazzatine, 2 secondi. Vabbè, ho fatto innumerevoli tentativi. Ho usato metodi e materiali diversi. Ho tentato e ritentato decine, forse centinaia di volte. Però, per ora, fa tutto parte della mia fantasia. Sono forse dei minerali? Hanno per caso delle cellule? Non c'è più nemmeno la strumentazione adeguata per studiare questo materiale. Quindi esistono cose al mondo che nemmeno la scienza può spiegare. Oddio, è incredibile. Cucucucucu. È finalmente arrivato il buon vecchio cliché. È proprio per questo motivo che continuo a formulare nuove ipotesi ed effettuare esperimenti.
la scienza è diretta ad onesta ed onesta. Basta. Questo coso mi chiama. Nash, cioè, no, non è brutto di per sé. Cioè, secondo me sarebbe stato più interessante non inserirlo. Cioè, secondo me è più interessante che lui debba fare esperimenti sulle statue degli esseri umani. Cioè, è un modo un po' semplice per risolvere un problema etico che sarebbe stato interessante da trattare, a mio parere. Però vabbè. Se solo avessimo del sakè con la parte alcolica al suo interno, in altre parole, l'etanolo, combinando l'acido nitrico e etanolo, potremmo ottenere del nital. Si tratta di un solvente corrosivo che viene usato come detergente in diversi campi industriali. Aspetta un attimo, Senku, potresti ripetere quello che hai appena detto? Il nital intacca il legame molecolare dei minerali ferrosi. Non quello. Non capirò mai un concetto del genere. Hai detto se solo avessimo del sakè, giusto? Con quest'uva non potremmo produrre del vino? Oh, niente male, ben fatto, ragazzone. Cioè no, cioè lui non ha pensato di fare. Vabbè, è un genio a tratti, dai. L'unica spiegazione è che lui... Ma scusa, ma ci saranno ancora... Cioè, ok, sono passati migliaia d'anni, però tipo... Non lo so, luoghi... Cazzo, migliaia d'anni... Lì. Non lo so, la plastica ci mette un botto per... Ma la plastica, ok, però quello che c'è dentro... Di... Cioè, se tu crei una, tipo, non lo so, una bottiglia di sakè che c'ha un foro, per me evapora dopo un po'. No, ok, se c'ha un foro, però... Perché... Ma è commestibile, ma non so se l'etanolo dopo un po' perde all'interno. Perché non è etanolo puro, all'interno del sakè. Però insomma, l'alcol non scade mai, infatti io mi ricordo. Ma l'alcol puro, però. Vabbè, ma ci sarà. E il sakè c'è una parte di zucchero. Ma no, infatti il sakè è sbagliato. Devi prendere, tipo, devi cercare e andare in giro per le città vedendo che ci stanno bottiglie vedi, d'alcol. È evapora. Se è chiuso, no. Beh, però. Non lo so. In 3700 anni la bottiglia non, se è di plastica perde micro se è di vetro credo che i raggi del sole che passano attraverso il vetro se lo prende ok. Vabbè, lo fa evaporare, per esempio. Però se sta all'interno. Sì, sono d'accordo, cioè quel concetto di mai è molto relativo, nel senso però secondo guarda me, che abbiamo cose rimaste per 3000 anni ancora intatte tranquillamente, anche costruzioni, cose, cioè no, che all'interno costruzioni. Che vuol dire? Stiamo magari parlando di cose dei posti bui dove non arriva il sole, dove magari ci sono, cioè almeno cercare, io la cosa che farei, la prima cosa andare in città a vedere cose rimaste. Ma no, ma le uniche cose che reggono sono le cose che si cristallizzano. Cioè, sicuramente non sto nella natura incontaminata. Cioè, la cosa che farei è andare in però una lui città. Te l'ha spiegato perché sta qua, perché dice che secondo lui c'è un collegamento tra la grotta e il modo in cui si spietrifica la gente. Oh, vabbè. Vai. Tra l'altro la città non è neanche lontana da qui, da quello che ho capito, però vabbè. Niente male, ben fatto, ragazzone. Già. Ecco, lascerò il lavoro manuale a te e alla tua resistenza fuori dal comune. È senza dubbio la decisione più logica. Mazza, genio. No, ma l'edificio è pieno, raga. Cioè, a Roma è pieno di edifici che hanno 3000 anni, però. 3000 no, 2000. Poi gli fanno manutenzione, mica sono lasciati a se stessi. Ma non è. Vabbè, non è necessariamente. L'avrei iniziato. Però da poco, il fatto è che sono edifici, non c'entra niente con roba liquida. Cioè. Non so, tocca vedere se magari sono rimaste bottiglie con qualcosa all'interno. Liquidi. No, o secondo cosa. Me no. Però. Bonoso. Già solo per farti capire, la Torre Eiffel che è un pezzo di latta. Ogni tot anni lo devono riverniciare, no, perché sennò... Ma certo, vabbè, cioè, ma figurati, no, ma guarda che, però... che niente è resistente come le strutture romane. Cioè, la roba da adesso dura un cazzo rispetto a quello. Sì, ma balla a trovare quella bottiglia, vabbè, uno ci prova, ovviamente. Sono passate 3 settimane, dovrebbe essere pronto. Glu 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 glu, bene, beviamolo. Dovevamo usarlo per gli esperimenti, però non lo beviamo. Ah... È venuto meglio di quanto pensassi. È solo 10 miliardi di volte peggio di quella che si trova in un negozio. Si può produrre vino così facilmente usando solo l'uva? Non ne avevo la minima idea. Hai detto tu.
come fare il vino. Vabbè, non ce ne frega veramente un cazzo. Lo sa lui, dai. No, ma come avanzeremo, eh? Vuoi fare ma tu? Ma ti spiega come si fa il vino, dai. Pesti lui. Senza alcol. Lui non ce l'ha l'alcol. Sta facendo il vitro e lui serve l'etanolo, che non ha. Ma no, ma scusa, ma non viene da, direttamente dalla fermentazione. Dall'uva. Vabbè, ho capito. Beh. Schiacciate l'uva per ottenere il succo, versatelo in una bottiglia di plastica ed il gioco è fatto. Co-co-co, ricordate che distillare alcol senza una licenza è reato. Vabbè. Sì, è già l'alcol. Giù che sono l'alcol, ok. Sì. Avanzeremo un passo alla volta. Da adesso dovremmo romperci qualche osso per proseguire. Cominciamo la distillazione del vino. Cercheremo di produrre brandy. Brandy. Ho detto distillazione. Non ho la minima idea di cosa voglia dire. Vabbè, non è che mi devi enfatizzare il fatto che è stupido. Non sa un cazzo, quell'altro sa tutto. Pensavo di avertelo già detto. Riscaldando il vino faremo evaporare l'alcol. Poi, dopo che il vapore si sarà raffreddato, potremo ottenere l'alcol puro. E questo non è ancora niente. Perfino la popolazione della Mesopotamia del 3000 a.C. distillava alcol con pentole di terracotta. Se ti metti d'impegno, sei in grado di ottenere qualsiasi risultato. Sto iniziando ad eccitarmi! Accidenti, un vaso di merda. Ah, vedi, questa casa già è più carina, vedi. Ah, passano le stagioni. Oh, bello, tembroso, tembroso, ho fatto una siringa. Ah, lui è cresciuta la barba, è diventato un guerriero. Yuzuriha dovrebbe vedermi in questo stato. No, odierebbe. Beh, devi comunque fare qualcosa per quella barba, almeno da un punto di vista igienico. Ammalarsi equivale ad un game over. Conchiglia. Ah, ok. Ah, cioè, se l'è staccata, ma è pazzo. Hanno ucciso animali grossi. Quais? Per ora non sembrano esserci. Dai, piscetina su uccellino. Oh! Ah! Ah! Pipipim! Taiju, lascia che ti dica una cosa. Non c'è nulla che la scienza non sia in grado di spiegare. Oh, l'uccellino! Cercare una regola che sia in grado di spiegare ciò che ci è ignoto. L'instancabile sforzo che percorre quella linea perfettamente retta. Questo è ciò che noi chiamiamo scienza. Una super cazzola per non dire niente, in realtà. L'uccellino ha volato! Wow! È passato un anno da quando è iniziato questo esperimento e finalmente ho raggiunto una soluzione dopo dozzine, no, centinaia di fallimenti. Cucucu! Quel percorso perfettamente rettilineo si raggiunge più in fretta di quel che si pensi. Sembra un po' All Might da sì, giovane. Sì, sì, è vero. Alla fine la scienza vince sulla fantasia. Sto iniziando ad eccitarmi. Secondo me si deve preoccupare quell'altro comunque. Taiju, dobbiamo ringraziare la tua uva per questo, per tutto questo. Perciò hai l'onore di scegliere la prima persona che libereremo dalla pietrificazione. Grazie, Senku. La mia risposta è quella tizia sconosciuta. Ma io invece non farei mai questa cosa. Sì. Taiju ha un solo desiderio. Nella prossima uscita, vabbè, bla 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 bla. Beh, mai per prima lei. Prima un altro essere umano. Devi vedere se funziona. Sì. L'intero genere umano venne tramutato in pietra per migliaia di anni.
solamente due liceali sono sopravvissuti, Senku e Taiju. Ed ora, dopo un anno di interrotta sperimentazione, il potere della scienza ha generato il nettare della resurrezione che libererà l'umanità dalla pietrificazione. La fenomenale serie di sopravvivenza sci-fi. Smetti di leggere queste cose cringe a sinistra, per favore. Quindi, se le versiamo addosso quel nettare, Yuzuriha verrà liberata dalla pietrificazione, giusto? Certo, quando ho sperimentato questo nettare sui frammenti di altre statue, si sono tutte tramutate in cadaveri. Sei inquietante! Ho provato a rimettere insieme i loro pezzi, ma come temevo, non possiamo fare niente se uno è già morto. Sono stati preziosi sacrifici per il nostro futuro. Dovremmo dedicare loro una preghiera. Giusto! No, regà, però, cioè, tu devi cioè, lui... Allora, a me intriga la cosa. Però c'è troppo buonismo in questa scrittura per ora. Cioè, è molto più terribile di come lo fanno passare questa situazione, ok? Il fatto che lui faccia gli esperimentini sugli uccellini, poi li faccia sui pezzi di esseri umani già rotti e quindi che sono comunque già morti, e cioè non fa mai un danno a una cosa che concettualmente può ancora essere considerata viva. Vabbè, uno shonen non mi frega un cazzo. Cioè, nel senso, me l'hai ambientato te così, ripeto. Cioè, non è che Attack on Titan, uno shonen, Eren li schiaccia, ma si fanno molto male, però non muoiono. Ok? Cioè, non funziona così. Ma io voglio vedere mo che succede. Quindi, cioè, questa cosa mi sembra un po' a me. Sicuramente io prima prenderei un'altra ragazza pietrificata, vediamo che succede se la spietrifico. Se lei è ancora viva e funziona, lo faccio pure su di lei, che è la persona a cui tengo, no sui pezzi dei cadaveri. Però vabbè, comunque sì, dai. Yuzuriha, scusa se ti ho fatto aspettare per 3700 lunghi anni. Vabbè, ma lui è stupido, cioè, l'altro gli ha detto scegli chi vuoi. Ma adesso ti riporterò in vita! Senku, aspetta! No, aspetta, voglio dire una cosa. Scienziato pazzo? No. Non c'è niente di folle in quello che ho detto. Cioè, è semplicemente la cosa verosimile. Cioè, è questo il problema. Cioè, il concetto che se uno fa gli esperimenti sugli esseri umani pietrificati è lo scienziato pazzo. Ma di che? Di che? Vabbè, stai cercando di salvare l'umanità. Ma lo scienziato è tutto sacrificabile. Però gli interessa di lui e lui si deprime se adesso lei muore. No, e a lui gli servono i suoi muscoli. Ok? Però, vabbè. Dai, vediamo che succede. Yuzuriha è completamente nuda! Shum! Ah! Non possiamo liberarla in questo stato! Eh? Ed ecco che te ne esci con un'altra delle tue stupide idee. Guardati intorno, è così importante il fatto che sia nuda? È un po' imbarazzante, ma siamo pur sempre nell'età della pietra, cazzo! Certo che è importante! Sul serio, chi se ne frega se mostri le tue belle chiappe al vento o svento il tuo pisello a destra a manca? Vabbè, questo è giusto. Yuzuriha non ha il pisello. Non è quello il punto. La riporterò alla nostra base e la rivestirò in modo adeguato. Opla. Cioè, ma quanto pesa quella statua? Yuzuriha non è grassa, è magrissima. Non è questo il punto. Ragazzone, fermo! Tigre! Nella notte... Che cazzo succede? Che diavolo ci fa un leone in Giappone? Sarà fuggito dallo zoo! I suoi guardiani devono essere stati pietrificati quando il cancello del suo recinto era aperto. E senza nessun essere umano in giro... Avrà scorazzato liberamente. All'interno dello zoo avrà fatto razzia di ogni animale. E ogni volta entrato in città si sarà cibato di... Ma scusa, non ho capito. Quindi lui non è stato pietrificato, cioè si è pietrificato dopo. No, lui ti sta dicendo che si è creata una stirpe di leoni.
in Giappone da quelli dello zoo. Vabbè, ci può stare, ci può stare. In realtà il bug qui è che c'è un leone maschio che va a caccia. Vabbè, si trovava lì. 700 anni vuol dire che anche i leoni, no, semplicemente che è più figo disegnare il leone maschio perché c'è la criniera e le leonesse sono meno fighe da disegnare, quindi disegni quello e te ne fotti. È proprio ora, come non mai, il soprannome di re degli animali gli calza a pennello. Dopo più di 3700 anni in questo mondo di pietra, gli esseri umani non sono più in cima alla catena alimentare. I disegni sono fighi. Supereremo questa crisi. Pericolosissima. Scappando. Pericolosissima perché questa altrimenti cosa. Altrimenti è nuda. Pericolosissima questa cosa. Ecco, le volevi. Oh, va bene. Dai, cioè. Vabbè. Ma allora come mai questi leoni ci assalgono solo ora? Non so se ci sia anche lui, ma va bene così, dai. Cucucu, se osservi la situazione dal loro punto di vista, è la prima volta che vedono gli esseri umani, gli esseri bipedi. Ah, ho capito, poiché non c'erano più esseri umani. Ci hanno osservati con estrema cautela. Era solo una questione di tempo. La nostra ultima, unica possibilità è quella di tornare alla base e utilizzare la falange. Mirmido, adesso che riusciremo ad arrivarci. Ammesso che riusciamo ad arrivarci. Le danze sono appena iniziate, ci hanno già messo sotto scacco. Gliel'ha lanciata? Vabbè. Prima gli ha detto quanto pesa. Vabbè. Ma lui muore se gli arriva la... La scienza è l'ultima roccaforte dell'umanità. Senku, tu devi restare in vita. Perciò se sarà necessario diventerò il tuo scudo. Ma questo bicchiere... No! Il tuo punto di forza sta nell'incassare colpi e nella tua incredibile resistenza, non nel combattimento. Sin dalle elementari non hai mai reagito a nessuno. Allora, però posso dire una cosa. Cioè, due vignette fa... Mi hai fatto la scena in cui lui si sorprendeva che venisse sollevata una statua di pietra, giustamente perché peserà un botto, e due scene dopo gliela lancia, lui la prende al volo e non c'è nessun problema. Evidentemente c'ha solo magari ricoperto di, non lo so. Riflettici razionalmente. Io sono il cervello e tu i muscoli. Dipendiamo l'uno dall'altro. Riflettici razionalmente, perché quando sarà il momento di fuggire? Dovremmo fuggire insieme! Ma hai ragione! C'avete idea? No, aspetta, è magrissimo. Ma c'avete idea? Cioè, se tu prendi una tizia, facciamo 40 kg, guarda. È proprio 40 kg e la rivesti completamente di pietra. Te la lanciano addosso. A terra. No, cioè, vabbè, certo. Cioè, forse Maggi riesce a... Cioè, se me la lancia a me e questo tizio te lo fa... Cioè, è un Livio. Cioè, vieni messo knockout proprio. Però vabbè. Non nel combattimento? Senku! Se non riusciamo a sfuggirgli, allora possiamo provare un azzardo. L'ho trovato il giorno del mio risveglio. Il numero uno tra tutti i liceali. Shishi Outsu. Vabbè. Lui, mo risveglia lui? Sì. Vabbè, illeggibile. ragazzone, vabbè, buttaci, vabbè. Merda, ci hanno circondato. Perdonaci, siamo sì. Risvegliato dopo migliaia di anni in una situazione di cui vabbè. Che situazione? Guardalo. Lui non si domanda. Ma allora risveglia pure la tizia. No, lui sta aspettando questo momento da tutta quanta l'eternità. E l'hanno interrotto mentre stava picchiando delle pantere. E adesso può finalmente porre fine a quello che aveva iniziato. Il tuo corpo è avvolto da una strana sostanza rocciosa e noi siamo circondati da un branco di leoni da ore 9 a ore 2. Ricevuto. E chi è? Ma lui li picchia. Tra l'altro posso dire, cioè, nel senso, vabbè,
Non nessun tipo di intorpidimento dall'essere rimasti immobili per migliaia di anni. Anche quello prima ti fa vedere che... No, infatti è così, vabbè. Quanto è figo. Vabbè, questo. Roba illeggibile, sei fichissimo, oddio non ci credo, hai fatto cose incredibili. Perché d'ora in avanti se la dovranno vedere con me... Ci guardano, un tizio che ammazza leoni in cima alla catena alimentare. Erano quattro nesse e un leone. Anche lui va alle superiori. Questo, sì. Vabbè, questo è Boundless. Evviva! È sbalorditivo. Ora l'umanità cervello, muscoli, offensiva. Tre moschettieri sono finalmente riuniti. Ma qua c'è un problema. Adesso il tizio figo gli frega la figa a lui. Credo proprio di sì. Anche se in questo caso non abbiamo i moschettieri né i moschetti né le spade. Però potremmo dire che questo è fin troppo forte. Il terzo uomo entra in scena. Scusate, vedo soltanto se risvegliano la tizia. Voglio vedere un attimo se risvegliano la tizia. Wow, è incredibile, bla bla bla. Leone, sei morto, bla 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 bla. Che tipo tosto, troppo fico. Ma la risvegliate la tizia. Guarda che vestiti fighi che si fa il vestito con i leoni che ha ucciso a mani nude. Ma hai visto che funziona? Ma spruzzagli il cosetto. Spruzzala. Vabbè, bla bla bla, 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 bla. Piacere. Sì, sono io. Poseidone. Non risvegliano la tizia. Mi sa che non la possono spruzzare. Non la possono spruzzare. Ci serve il ferro. Perché potevano, ciao Coria, potevano spruzzare soltanto una persona, mi sa. Devono ricaricare lo spruzzo. Vabbè, basta. È vero? Devono ricaricare lo spruzzo? Mi sembra di aver intuito. Non può più fare spruzzi. No more spruzzate. Non può spruzzare più. Sì. Tacca dal cazzo. Mo prima che rispruzzi, Dio mio. Hai atteso tanto per spruzzare. Mo devi aspettare un altro po' per rispruzzare. Sì. Sai perché? Perché no, invece di... Devono aspettare che i pipistrelli rifacciano l'acido. Cazzo. Certo, perché invece di usarlo su delle persone, l'hanno usato sui cadaveri delle persone e sugli uccellini. Perché pare brutto. Farlo sulle persone, capito? Poi che cosa penseranno di noi? Nessuno, perché sono tutti quanti morti. E quindi no, non lo facciamo. Facciamo soltanto su cose inutili. Ci rimane l'ultima fiala. E poi la usiamo. Cioè, abbiamo risvegliato una persona invece di svegliare 10. E adesso ci sono nuovi problemi da affrontare. Più che altro, sapete cos'è? Che sembra che la fine è troppo vicina. Parte bene. Sì. Poi sbacca con certe cagate. Hai già trovato il liquido che risveglia le persone. Eh sì, ho capito, ma tanto adesso dovrei cioè adesso sarà tutto un survival. No, se trovare i materiali e due cose. Certo. Ma questa tizia secondo me viene risvegliata, se viene risvegliata a metà manga. Ragazzi, quando viene risvegliata la tizia? Secondo me ne frega un cazzo degli spoiler. Metà manga, secondo me. Due palle. E Minecraft tra due capitoli. No, vabbè. Che altro c'è? Poi devono man mano ricostruire una società. Se volete vi dico a grandi linee cosa diventa più avanti. No. Cioè, secondo me devono ricostruire una società man mano. No, lo so, però è un attacco di trama e non lo so. Secondo me è interessante come cosa. Sì, poi c'è diciamo un po' il thriller di scoprire da cosa è nato tutto questo, cioè perché si sono tutti quanti pietrificati, perché gli uccelli sì, gli altri animali no, e secondo me poi, cioè non lo so come va a finire, però secondo me c'è anche la possibilità che poi si scopra che c'è qualcun altro vivo in giro e sarà così la cosa, cioè... se il mio problema è che te lo vogliono far passare come cosa estremamente accurata scientificamente, però no, cioè sì però no, nel senso, per quello che gli interessa per la trama fanno finta di niente,
Per quello invece in cui vogliono far vedere che Senku è figo, fanno tutte queste cose super scientifiche, accurate, capito, che comunque sia devono aspettare un anno adesso per rifare un acidino perché devono cagare i piccioni, eccetera, eccetera. E poi invece... stai beccando i piccioni. C'è i leoni... non riescono a... un branco di loro non riesce... Tanto a... questa roba non la continuo, espongo la mia teoria. A ferire una di questi. Livio, perché sono stati pianificati gli umani? È tutto un piano dell'umanità. Di alcuni piccoli gruppi di umani che controllano il mondo. Gli alieni. Nemmeno. Sono due casi. Poi posso essere lo stesso. Dio. A una sorta di nuova questo no, ma non ci la natura lui. No, oddio, o la natura che si ribella. Lui è il nuovo Noè, diciamo. E quindi le persone che vengono spietrificate è perché c'è la forza di volontà dell'essere umano, solo i degni si spietrificano, perché sono coloro che hanno capito che devono ricostruire un mondo migliore senza intossicarlo. Vabbè. E i piccioni, gli uccelli, perché sono stronzi, perché volano troppo vicino al sole. Forelli. Ma gli animali non vengono pietrificati, perché l'animale non è una belva come l'essere umano. L'animale semplicemente vive di istinto, ma rispetta il mondo in cui vive, perché è l'eterno ciclo. Ma sai qual è il problema? Invece secondo me è più una cosa, cioè, no, adesso, non è che l'acido risveglia, è come, no, cioè, il, secondo come me, è nato il tutto. Secondo me il fatto che l'acido risvegli insisto che secondo me vuole essere una cosa scientifica. Quindi secondo me è più probabile che sia diciamo una cosa fatta dagli alieni o da una, diciamo, degli scienziati umani che hanno cercato di fare questa cosa per un qualche motivo, e poi magari ti spiegheranno, e gli uccelli sono il primo esperimento. Cioè loro hanno visto gli uccelli pietrificati prima, perché loro prima hanno provato a fare l'esperimento per vedere se si pietrificavano gli uccelli, hanno visto che ci sono riusciti, e poi l'hanno provato a pietrificare gli umani. No, c'ha senso, ma in realtà può essere qualsiasi delle vostre teorie. Mi ricordo un film, solo c'è un problema. Film che comincia così, non so se l'avete visto, si chiama E venne il giorno, in cui una cosa bella. Visto. Contro l'essere umano, Mark Wahlberg protagonista. C'è un piccolo problema, cioè loro all'inizio ti fanno capire che è la forza di volontà che ti tiene in vita, ma poi non è vero. Cioè la forza di volontà, infatti non è vero. Ma perché mettere la cosa che sei stato sveglio per 3000 anni se poi non è influente? Che senso ha? Cioè, semplicemente una cosa inutile. No, perché c'è inverosimile, no, basta. Cioè, sveglio diverso da vivo, sveglio cerebralmente. C'è la forza di volontà di dare sveglio cerebralmente. Però al primo stronzo che gli hai fatto la cosa, si è risvegliato subito. Cioè, c'aveva più senso se tipo non si svegliava perché in realtà non è stato forte cerebralmente. Però a quanto sembra, so, ma tutti si risvegliano. Vabbè, vediamo, perché magari fa vedere che qualcosa è dedotto tu. Io ho capito che dopo ci sono tanti altri personaggi, insomma, fantasy, però nel senso, secondo me ti stona un po' con la narrazione che ti dà. Cioè, allora, o dai una motivazione, diciamo, pseudoscientifica quantomeno, per cui ci sono i tizi che ammazzano i leoni a mani nude. Bene, amici. Oppure stona un po' con la caratterizzazione che dà il protagonista. Perché il protagonista ti vuole proprio trascinare in una situazione alla MacGyver, ok? Cioè, in cui lui riesce tramite la scienza a risolvere tutti i problemi che si creano in una situazione post-apocalittica. E però se poi c'è il tizio che senza motivo ammazza a mani nude la gente, i leoni, oppure anche, ma anche, guarda, veramente cose piccole, per dire, il fatto che quando si spietrificano non hanno un periodo di... Sì. Cioè loro ma anche alla se punto tu, di vista se tu fisico, ti rompi una gamba, se tu i muscoli sono proprio frizzati. Esatto, se tu ti rompi una gamba, hai bisogno di un periodo di tempo poi per ricominciare a usarla una volta guarita. Cioè è un po' strano che questi rimangano pietrificati per migliaia di anni, appena li spietrifichi loro sono al 100%, capito? Cioè mi sembra che vada un po' in contrasto con l'idea che vuole darti del protagonista, che invece deve fare le cose tutte super precise, perché il carbonato di calcio con la cosa, perché poi se tu fai quello così e prendi la bene.
Benny! Ti abbiamo ciao, sentito Benny. Nel trailer, Benny. Nel trailer dove sei Emilia Clarke. Spotted. Sei la nuova Emilia Clarke, brava Benny. L'hai letto il subgoal? L'hai letto il subgoal? È interessante. Non ce leggo da qua, mo devi mettere a schermo. E leggi da qua. Da qua. La pietrificazione, vabbè, è un effetto curativo. Ok, no, questo ci sta, cioè, vedi, se te lo spiegano poi... sono contento, ma anche in maniera appunto pseudoscientifica, non è che deve tornare per forza bene, però te la inventi, no, te la inventi anche se vuoi, come vuoi, vabbè, vedi tu, oppure ne ricostruisci una, ma no te la vuoi leggere, devi semplicemente sceglierne una per il soggetto, adeguata al soggetto, una brutta. Ossi di seppia, no, non lo devi dire. Spesso il male di vivere ho incontrato. Finito. Dopo, ossi dopo. Ma a 50, scusa, a 50 cioè, sub. Ti sei proprio anti-marketing. A 50 sub. Sai quante te ne trovo di posti di seppia. Va bene, cioè, a 50 penso. Sub gliela dedichi. Vabbè, comunque sia. Cioè, a posto, sono, ma ci sono delle cose, cioè, ad esempio, già il fatto che ti hanno fatto capire, diciamo, che tu perdi i sensi mentre sei pietrificato, secondo me c'ha senso, perché almeno non impazzisci, ok? Bravo Davide, è un po' forzato il fatto che lui non perda il senno per migliaia di anni contando e riesca a rimanere... Però, dai, lui è un genio, quindi lo accetti come caratterizzazione del superuomo. Ma poteva mettere 200 anni, ed è comunque inverosimile. È 700 anni a contare i secondi. Vabbè, cioè, sì, però, no, però questo troppo, lo accetto. Cioè, se tu me lo caratterizzi geniale, troppo, lui fa geniale. Cioè, esce troppo. Cioè, devi comunque mantenere... Qua vuole fare una cosa comunque tendenzialmente verosimile. È questo, cioè, esce proprio dalla concezione. Cioè, veramente, io accetto un sacco di cose, i superpoteri, le cose, quello che ti pare. Questo è veramente troppo over. Troppo. Contare i secondi per 3700 anni. Ma anche la persona più intelligente del mondo si è perso dopo un giorno, probabilmente. Cioè, non è proprio possibile. Non è proprio possibile. Cioè, questo veramente, la sospensione dell'incredulità sì, qua viene meno. Cioè, vabbè, comunque sì, a me... La cosa a me cioè, piace, interessa. Magari se c'ho tempo, accetto di più il tizio me lo continuo leone. A leggere. Non accetto di più. No. Sì, sì. No, invece la cosa del genio, cioè, io lo accetto sempre. Nel senso, tu mi puoi fare il tizio geniale. Il fatto è che poi devi rimanere geniale. Cioè, a me va bene che lui è così geniale da riuscire a non impazzire, diciamo, settorizzando la mente, tenendola attiva in modi diversi. Però poi mi deve rimanere geniale, ok? Cioè, a me già il fatto che un tizio come lui non ottimizzi quello che sta facendo, per me è una cazzata. Cioè, per me il più grande difetto finora che ho trovato è il fatto che lui non faccia esperimenti sulle sculture umane, perché ottimizzi, cioè tu sei rimasto l'unico al mondo. La tua idea è ricolonizzare il mondo e ti fai dei problemi etici del tipo se ho davanti a me 100 milioni di statue, se ne distruggo una è un problema. No, non è un problema, regà, in una situazione del genere. Cioè, soprattutto per un genio del genere che capisce qual è il pericolo, ovvero che lui non abbia tempo per farlo e quindi lui deve ottimizzare adesso che lui è ancora vivo, cioè vedi, cioè, arriva un leone e te se magna, cioè è un attimo che sei inculato, quindi tu non puoi buttare una risorsa finita che sei riuscito a creare, ovvero quella che tra l'altro resuscita la gente, e tu praticamente invece di resuscitare 10 persone resusciti prima il piccioncino. Vedi che resuscita, allora poi prendi un pezzo di un tizio morto e vedi che diventa un cadavere ma che non resuscita, allora provi un altro pezzo di un tizio che sembra mezzo morto, mezzo no, magari invece non è proprio morto, invece è un cadavere pure quello, così, e quindi alla fine poi ti rimane il liquido per resuscitare una sola persona e non resusciti manco quella che volevi, perché vabbè, poi c'hai culo perché ti salva la vita, però... Cioè, tu hai buttato, metti caso che invece quelli uniti se magnavano, l'umanità era sconfitta, perché lui non aveva avuto il coraggio, tra virgolette, di fare gli esperimenti sugli esseri umani. Cioè,
Comunque, Mark, io sono d'accordo. Cioè, se tu mi metti il tizio che a mani nude ammazzi i leoni, oh, vabbè, me l'hai voluto caratterizzare così. Però secondo me c'è un limite a tutto. No, no, ma infatti sono d'accordo. Cioè, che l'altro tizio mi dica non facciamo esperimenti sugli esseri umani, io ci sto. Cioè, questo qua è quello super buono, quello che porta al veterinario l'uccellino pietrificato. Cioè, che lui mi dica io non voglio rischiare sull'essere umano, ci sta, ma quell'altro no. Quell'altro no, quell'altro è cinico, quell'altro deve capisce la situazione, ok? Cioè, ha un obiettivo ben chiaro in testa. Devo fare un esperimento sull'essere umano. Facciamo un esperimento sull'essere umano pietrificato. E va male, sti cazzi. Abbiamo altri 100 milioni di statue da dover ritirare su. Ha un'etica morale sua personale. No, non è vero. No, non è vero, capito? Non me l'hai caratterizzato così. L'altro l'hai caratterizzato con l'etica personale molto spiccata. Lui no. Lui è cinico, è logico. La scienza prima di tutto supera la fantasia, supera tutto. Ok? Non è la mia etica, Lupix. Non è la mia etica. Lui segue un processo scientifico. Ok? Non è così. Sono situazioni. Cioè, lui è quello che ha come obiettivo il riportare in vita gli esseri umani, l'umanità come razza. Ok? Questo obiettivo finale, lui lo sa benissimo in quanto genio, che se tu segui determinati dettami etici, le tue probabilità di successo diminuiscono drasticamente. Lui parla solo di numeri, parla solo in numeri. Questa cosa è 10 volte più cattiva dell'altra, e questa cosa è 15.000 volte peggiore di quella che è. Lui parla solo in numeri. Vabbè, okay? Lui è una macchina. Ti stanno dicendo che nel manga, forse dopo, ne parlano esplicitamente, non vuole uccidere nessuno. No, fa dire delle frasi dopo. No, sì, ma sono. Allora, voglio vederle queste frasi. Voglio vederle queste frasi. Ma è un approccio, secondo me, a questo tipo di storia. Vabbè, che, ma è il suo modo di pensare. No, attenzione, non è il suo modo di pensare. Questo è la scrittura dell'autore, è diverso. Vabbè, grazie, perché, ha fatto lui. Perché, che scrittura deve essere? No, perché... Vabbè, ma l'ha fatto così, qual è il problema? Vabbè, no, il problema te lo sto cercando di spiegare da un'ora, ma no, secondo me ascolti metà delle cose che dico. Io ho capito quello che vuoi dire. È una cosa che allora, non è logica. E allora, è come se... Non è logica, però lui c'ha un'etica di... No, è come se tu mi scrivi Attack on Titan... E però fanno svenire i giganti. Fanno svenire i giganti perché erano esseri umani. Magari li possiamo riportare esseri umani. Pare brutto. Facciamo svenire perché abbiamo l'etica morale. Facciamo svenire i giganti, non li uccidiamo, poverini. Ma no. Cioè, mi hai costruito un ambiente drammatico, post-apocalittico, in cui la vita e la morte, non tua personale, ma della tua razza, è sul filo di un rasoio. Ok? Cioè, questa situazione è più drammatica di quella di Attack on Titan, cioè Attack on Titan comunque sia stai dentro una società e vivi in un mondo che funziona, anche se è ovviamente costretto in una zona e sotto attacco. Cioè, questi, se muore Senku, è finita l'umanità dal suo punto di vista, ok? Quindi è un approccio che non mi piace. Se tu mi racconti questa storia, cioè se tu mi vuoi raccontare Dragon Ball, va benissimo questo approccio. Se tu mi vuoi raccontare, non lo so, ma qualsiasi cosa, va benissimo questo approccio. Questo approccio non me lo devi usare se tu mi metti una situazione così drammatica a schermo, con un personaggio così razionale e cinico. Non mi piace, ok? Cioè, semplicemente questo. Secondo me è un errore perché fa perdere molto di mordente. Cioè, il fatto che lui... perda tempo e perda proprio l'ottimizzazione delle sue pochissime risorse che ha in nome di un idealismo etico che lascia il tempo che trova. Secondo me, allora, o si basa tutto su quello, l'anime, cioè, o tutto l'anime si basa sulla lotta morale del protagonista in questa cosa, che secondo me deve finire col suo fallimento, oppure messa così, secondo me viene male. Però vabbè, è una mia idea, ovviamente. Sicuramente c'è a chi invece non gli interessa e gli piace. Voto al capitolo, i capitoli.
5. Cosa è un ragazzino questo tizio? Cosa è un ragazzino? Questo è Einstein. Cos'è un ragazzino? Boh, dai, su, un ragazzino. Allora, se un ragazzino non torna un cazzo, quell'altro pure è un ragazzino. Ammazza i leoni a mani nude. Non è un ragazzino, dai. Vabbè. 5.5 Fa per me sta roba. No, vabbè, dai, io gli do... Non fa poco per me. 6.5 No. Per me i disegni sono fighi. La trama ci sta. C'ha ste cose iperboliche che non mi fanno impazzire, però vabbè, chi se ne frega. Esatto. Dipende poi dall'evoluzione, però per ora cioè, l'attacco di trama ci sta, la cosa... Non mi dà troppo la voglia di dire oddio chissà cosa succede tra poco. Beh, in realtà sei voluto andare avanti per vedere se restava. No, quello però nel momento in cui so che succede nei primi capitoli non trovo lo stimolo per continuarlo. Cioè, magari sì, cioè la cosa del perché, ci sono comunque dei misteri, delle cose, Per dire, questo One Piece è il re, no? Che ti stimola a continuare perché vuoi vedere come... Questo un po' meno, però secondo me ci sta, i disegni sono belli, a me piacciono. E i personaggi ci stanno, cioè, hanno sti problemini, però vabbè, cioè, sicuramente molto meglio i Fairy Tail e roba così, quindi 6.5 per ora secondo me ci sta, dai. Anche l'idea. No, Alex, perché... Allora, il problema, Alex, di quello che dici te è che tu parli a posteriori. Tu parli a posteriori perché sai che lui avrà successo. Ma se invece facciamo così, lui non fa questa cosa, resta soltanto una persona invece di restarne 10 perché deve fare gli esperimentini sui cadaveri e sugli uccellini, e poi loro vengono attaccati e muoiono. E allora mi dici comunque c'è un'altra strada, sì, che porta allo stesso risultato? No. Non lo sai, cioè è tutta una questione di probabilità. E lui sta perdendo punti percentuale di sopravvivenza in nome di una cosa che in questa situazione non ha senso. Tra l'altro quello che dice Alex è giusto, cioè te l'ha proprio presentato. Cioè è un tizio che conta i secondi per migliaia di anni. Cioè è una macchina da guerra lui, ok? Non si fa distrarre da nessun tipo di emozione o pensiero trasversale. Ok, e cioè lui sapeva che quell'altro si sarebbe svegliato perché lui scientemente ha considerato il fatto che lui sarebbe andato alla tizia, avrebbe scritto quella cosa, cioè lui veramente è incredibile, ok? E se gli attaccano i leoni sono morti a prescindere? No. Se tu sei una comunità di 10-12 persone, non sei morto a prescindere, no. Se tu sei in 2 o in 3, sì. Se sei in 10-12, i leoni magari manco t'attaccano, ok? Perché con cui sei, i leoni non è che so coglioni. Cioè, dipende dalla situazione. Se tu c'hai 10-12 persone, hai fatto delle armi, c'hai il fuoco, eccetera, eccetera, in 2 o 3 muori. In 10 o 12 magari no. E comunque, a me in realtà intriga molto l'idea. Cioè, mi piace. Cioè, io lo leggerei molto volentieri. Però... quella cosa che mi respinge è che mi sembra che in realtà questa storia vuole essere un po' una scusa. Cioè, io vorrei leggere davvero una storia che riguarda questa situazione, ma temo che la situazione lascerà un po' lo spazio ad altre cose. E cioè, Non mi sto fidando, capito? Non mi sto fidando. Il fatto che non si ammazzano mai, cioè non si distruggono neanche le statue. Cioè non si distruggono le statue perché sono esseri umani che possono essere riportati in vita in una situazione di vita o morte quando rimani in uno, due, tre persone. Cioè non mi fa sperare bene per il futuro perché mi sembra che tutte le situazioni si risolveranno un po' a tarallucci e vino. Cioè non c'è dramma, non c'è... pericolo, sopravvivenza, cioè queste sono cose drammatiche, capito? Cioè questa è una cosa peggio di The Last of Us, cioè alla The Last of Us quantomeno, e non lo vedo però il The Last of Us, cioè non vedo il problema della sopravvivenza, quindi boh, gli do un 6 perché mi piace l'incipit e mi piacerebbe avere un manga del genere, ma ho paura che non sia questo. Ma aspetta ancora da Livio che porti SmackDown. Ma come fai? E poi è solo doppio, come fai? Cosa? È SmackDown contro lui. Sì. Puoi fare solo il tag team che è 2 contro 2. Vabbè, fai in 2 contro 2. No, faremo quello di calcio prima o poi. Ah, è vero, quello di calcio. Quello di calcio è bello.
Va bene, ragazzi. Anche 3 contro 3 si può fare. Ma se no, fai il Royal Rumble, li prendi tutti quanti. Cioè, li prendi e poi, oh, se ti dice bene che entrano prima o dopo. È tanto alla fine. È una cosa a caso, non è che. Va bene. Ragazzuoli, ci vediamo stasera dopo Lupus 11:30. Reaction, video, linkini, classifiche, cose. Sì. Il nostro giorno chill. E niente, poi ci vediamo domani. Domani ricordatevi che la sera è su YouTube. Quindi domani sera, se ci cercate qua, non ci trovate. Se non siete ancora iscritti su YouTube, iscrivetevi, così scoprite potete quando anche parte. La, costa 2,99€. Certo. Vi potete anche abbonare per mandare le emote a Sdrumox domani sera. Bella, raga. Bene. Ciao ciao. A dopo. Ciao.